Sì, buonasera. Sì. Invito i consiglieri a prendere posto, grazie. Sì, adesso. Prego, prego. Sì, intanto prima di fare l'appello volevo comunicare che è presente la RAI che è stato autorizzato a riprendere le riprese televisive all'interno della sala. C'è qualche giornalista del giorno che ho autorizzato, se vuole si può sedere all'interno. Grazie. Un attimino di pazienza che manca l'elenco dei consiglieri, un attimo. Allora, intanto buonasera a tutti. La parola al segretario comunale per l'appello nominale. Grazie. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Assente. Landucci, Assente. Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romagnello, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Risultano 21 consiglieri presenti e 4 assenti, quindi la seduta è valida. I consiglieri Landucci, La Miranda, Tita Ferrante e Nossa sono assenti giustificati. Invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Grazie. Occorrono tre scrutatori. Chi si offre volontario? Consigliere Vavassori, Torraco, Cremonesi. Grazie.
Come ho già annunciato la scorsa settimana tramite la stampa locale, vi chiedo che sia osservato un minuto di silenzio per ricordare Laura Prati, sindaco del comune di Cardano al Campo, deceduta lo scorso 22 luglio dopo che era stata ferita a colpi di pistola da un ex vigile urbano nel suo ufficio. Grazie. Grazie. Allora, andiamo avanti con le interrogazioni e le interpellanze. Interrogazione numero 7, presentata dalla consigliera Antonioli, relativa all'installazione di una sbarra in piazza 4 Novembre. La parola alla consigliera Antonioli se vuole illustrarla, grazie. Sì, grazie signora Presidente. Allora, nel mese di aprile è stata messa una sbarra nella zona di Piazza 4 Novembre. Dunque, ci sono stati un po' di problemi in quanto mi hanno segnalato che l'ambulanza non era riuscita ad entrare a causa di un incidente. Allora abbiamo fatto delle verifiche e appunto volevamo sapere se l'ambulanza riesce ad entrare, chi custodisce le chiavi e cosa devono fare i cittadini per poter, se hanno la necessità, per poter aprire la sbarra. Allora, io ho ricevuto anche la risposta scritta. Dunque, quello che mi chiedevo, mi sono documentata per quanto riguarda la risposta che mi è stata data, perché capisco che la piazza non è carrabile perché il comune ha dovuto diciamo, spendere parecchi soldi per la manutenzione della piazza. Però sono andata a documentarmi per quanto riguarda la risposta, nello specifico dell'articolo 2/2, di cosa dice per quanto riguarda le norme di sicurezza. E per quanto riguarda le norme di sicurezza, dice che ci deve essere una larghezza, diciamo, nella sbarra di 3,50 m. Un'altezza libera di 4 metri, un raggio di volta di 13 metri, una pendenza non superiore al 10% e una resistenza al carico almeno di 20 tonnellate. Ora, io quando noi abbiamo chiesto, perché l'abbiamo presentata in due l'interpellanza, io e il consigliere Gianvecchio, allora, per quanto riguarda i vigili del fuoco, se, no, se hanno la chiave a disposizione possono entrare, se non hanno la chiave a disposizione o non c'è un affiancamento adeguato, loro entrano sulla piazza e dovrebbero rompere tutto. Seconda cosa, l'ambulanza, se c'è un problema, non può entrare. Tra l'altro noi abbiamo anche fatto un'altra verifica, adesso poi verificheremo meglio o se gli uffici possono verificare meglio, però
perché nella parte, diciamo, posteriore a piazza, quindi in piazza Martiri di Via Fani, ci sono tante fioriere, quindi anche lì la sicurezza potrebbe creare dei problemi. Grazie. Sì, grazie. Risponde l'assessore Cagliani. Prego. Buonasera. Beh, la risposta che è stata data, che è un po' sintetizzata la consigliera Antonioli, sta in quei termini. Diciamo che in queste situazioni, quando ci si trova a tutelare, diciamo, due diritti, no? Il diritto a preservare una piazza che ha comportato un intervento significativo da parte dell'amministrazione, oltre che a non essere carrabile, quindi non reggerebbe certi pesi, e c'è il diritto poi del privato ad avere la possibilità di accessi di mezzi di protezione o di intervento straordinario tipo autolettiche, eccetera. È sempre un problema riuscire a mediare tra questi due diritti. Questa è la risposta data dagli uffici sulla base delle informazioni da loro raccolte e dell'esperienza maturata su quell'ambiente. Le chiavi, come si può capire, sono a disposizione della polizia locale e degli uffici di qualità urbana. Troviamo un'ulteriore mediazione con chi eventualmente insiste sulla piazza, il condominio magari Rondò piuttosto che qualche altro, in modo tale da non lasciare comunque un libero accesso a chiunque alla piazza, ma di dare magari qualche possibilità, qualche opportunità in più a chi è sulla piazza o ai mezzi di soccorso che devono intervenire in caso di esigenza. Magari questo lo rivediamo con gli uffici passato il periodo feriale e vedremo di trovare una mediazione. Diciamo che però c'era l'esigenza anche di tutelare un bene che ha comportato dei costi per la comunità e che comporta dei rischi non essendo carrabile, no? Si tratta di trovare il modo migliore per garantire l'uno e l'altro. Grazie. Grazie. La consigliera Antonora ha la facoltà di replica, prego. Scusi, siccome l'abbiamo presentata in due, io e il consigliere Gianvecchio, chiederei per cortesia se può rispondere, se passo la parola al consigliere Gianvecchio. Grazie. Grazie, così dà una mano anche alla Presidente. Grazie. Prego, consigliere. Sì, la risposta che ha dato non è del tutto corretta, nel senso che l'affiancabilità ai palazzi, in base alla 246 del 16 maggio del 87, deve essere garantita. Pertanto, se prima era un passaggio carrabile dove sostavano i taxi, quando c'è stata la modifica avrebbero dovuto comunque verificare che il pavimento potesse garantire la permanenza di 20 tonnellate dei mezzi di soccorso. Questo, ecco, è da verificare, magari, però la normativa non è decaduta ancora, la 246 è ancora in vigore. Quindi, pertanto, a parte l'affiancabilità dovuta all'inibizione della barra, che può essere comunque tolta per quanto riguarda i vigili del fuoco, perché comunque i vigili del fuoco hanno i mezzi appropriati per poterla togliere. Ecco. Però il problema è poi la permanenza del mezzo di soccorso, questo mi preoccupa. Mi preoccupa come cittadino e anche ai fini della sicurezza delle persone che abitano in quei palazzi. Ecco, l'affiancabilità comunque di un mezzo di soccorso, di un'autoscala che arrivi almeno all'altezza di 24 metri ci deve essere. Ecco. Grazie. Grazie consigliere Gianvecchio. Niente, allora andiamo con l'interrogazione. A un esperto della materia non ho elementi per poter replicare, faremo ulteriori verifiche. Ringrazio comunque delle osservazioni, grazie. Grazie all'assessore Cagliani. Interrogazione numero 11, presentata dalla consigliera Aiosa, relativa al regolamento tariffario del servizio di refezione scolastica. La parola alla consigliera Aiosa, prego. Grazie Presidente. Siamo venuti a contatto con tanti cittadini che si stanno recando presso gli uffici comunali per fare l'ISEE e ci hanno segnalato un aumento relativo al costo della scuola di quasi della scuola del pasto, diciamo, della scuola pari quasi al 40% rispetto all'anno in corso.
Questo causato dal nuovo regolamento tariffario del servizio di ristorazione scolastica. Analizzati i dati con loro, ci siamo resi conto che questo aumento colpisce in maniera particolare la quinta e la sesta fascia. Premesso che anche noi giovani sestesi abbiamo votato a favore di questa delibera riconoscendole un principio di maggiore equità e che la delibera ha 2 anni di sperimentazione, si chiede se anche gli uffici hanno avuto questo tipo di segnalazioni con queste problematiche. Si chiede inoltre di verificare il problema segnalatoci dai cittadini in modo particolare sulle 2 fasce indicate ed eventualmente pensare a come affrontare questa questione che a breve si riverserà sugli uffici. Di motivare come, inoltre, uno sbalzo così alto di retta tra un anno e l'altro possa generare conferma delle entrate attuali. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Risponde l'assessore Pereco, prego. Grazie Presidente. Immagino abbiate già avuto modo di leggere la risposta. Ne do una lettura comunque ulteriore anche per tutto il resto del Consiglio. Ovviamente si conferma che gli uffici, che sono sempre in costante contatto con i genitori, hanno avuto modo di confrontarsi con le inevitabili richieste di chiarimento che qualsiasi novità, in particolare una così consistente, portano con sé. E il primo luogo di confronto con i genitori è stata la stessa sede di presentazione delle domande di iscrizione al servizio mensa per il prossimo anno scolastico. L'impressione che si ricava dal contatto diretto con l'utenza è che una volta forniti i dovuti chiarimenti, la preoccupazione si ridimensioni notevolmente, perché spesso le famiglie nei loro conteggi si basano su un assunto errato, cioè che l'anno scolastico conti 200 giorni di scuola di frequenza. Invece una volta presa atto del calendario scolastico effettivo, a quel punto le famiglie sono in grado di riformulare correttamente le loro previsioni di spesa o quantomeno di ridimensionarle da un paventato 40% al 19% reale. L'aumento potenziale ovviamente riguarda solo le fasce ISE più alte ed è una conseguenza della redistribuzione più equa del carico complessivo del servizio, che prevede una riduzione di spesa per le fasce ISE più basse e in particolare per coloro che superano di poco la soglia dei 10.000 euro di ISE, che invece erano in precedenza collocati nella fascia di tariffazione massima. Inoltre l'introito complessivo previsto per l'amministrazione comunale rimane invariato perché a fronte di potenziali aumenti, e dico potenziali perché sono legati all'effettivo utilizzo del servizio, a fronte di potenziali aumenti per le fasce ISE maggiori, sono invece previsti sgravi anche consistenti per quelle minori. Il calcolo delle entrate previste è stato fatto sulla base dei dati storici delle presenze effettive e dei pasti consumati nello scorso anno scolastico, con l'intento esplicitamente dichiarato nella delibera del Consiglio Comunale 18, effettuato il 23 aprile 2013, di non aumentare il gettito per l'amministrazione comunale. Grazie all'assessore Perego. La facoltà della replica alla consigliera, prego. Grazie Presidente. Allora, prendiamo atto della sua risposta. Evidentemente le persone che si sono relazionate con noi non hanno avuto la stessa sensazione o la stessa chiarezza di idee espresse nella sua risposta. Le faccio presente comunque che i conteggi che ci siamo messi a fare con le singole persone si riferiscono a 192 giorni delle materne e 170 delle elementari con una media presenza di 155 giorni. Come detto anche nell'interrogazione, secondo noi sembra che l'errore, se di errore si può trattare, possa essere nelle ultime 2 fasce di ISEE che sono poco distanziate. Perché è vero che volevamo mettere in evidenza e sottolineare un principio di equità che peraltro anche noi abbiamo sostenuto, ma alla penultima fascia ISEE, anche se i parametri non li stabiliamo né noi né voi, purtroppo non appartengono delle persone tra virgolette ricche, ma appartiene il più delle volte la fascia media dei cittadini, che sono quelli che hanno avuto forse più sentore della crisi. Terremo comunque monitorata la situazione, auspicando, come dice lei, che la paura sia più grande di quello che poi in realtà sarà la realtà.
Volevamo comunque chiederle se secondo lei non sarebbe opportuno rivedere anche la convenzione con Sodexo, visto che nella commissione bilancio avevamo parlato di eventuali convenzioni da rivedere, perché il prezzo pasto comunque è abbastanza elevato. Grazie. Grazie alla consigliere, voglio rispondere. Prego, assessore. Beh, allora, intanto non si tratta di una convenzione, ma di un contratto regolare d'appalto che quindi è fissato in quanto contratto, ovviamente soggetto a rinegoziazione di contratti, ma laddove i termini legali lo prevedano. Quindi i motivi del costo pasto elevato li abbiamo spiegati ampiamente ai genitori, ai consiglieri, arrivano da scelte, dicevo, condivise, sicuramente... c'è, dicevo, questo contratto che andrà in scadenza nel 2015, quando si andrà poi ad affrontare un nuovo bando di gara, e allora a quel punto qualsiasi gli altri scenari potranno essere possibili. Rispetto alla considerazione che la consigliera faceva in merito alla penultima fascia ISE, è vero che tra i 18.500 euro ISE e i 21.500 euro ISE si collocano redditi medio. È vero anche che la fascia ISE massima prima prevedeva persone con un ISE di 10.500 euro, che non sono redditi medio ma sono redditi bassi. Noi abbiamo creduto in questa scelta di voler leggermente caricare di più chi è più solido o comunque un pochino più solido economicamente a fronte di chi invece economicamente fa molta fatica. Concludo con una battuta rispetto alla preoccupazione dei genitori che avete percepito voi e che non era la stessa, dicevamo noi, del chiarimento, magari si sono rivolti a voi prima di chiarirsi con noi. Grazie. Grazie. Allora, prima di trattare gli argomenti indicati all'ordine del giorno, do lettura della seguente comunicazione. Oggetto: formazione nuovo gruppo consigliare. I sottoscritti consiglieri comunali Ignazio Boccia, Savino Gianvecchio ed Eros De Noia, con la presente comunicano, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento del Consiglio, la fuoriuscita dal gruppo consiliare Italia dei Valori e contestualmente la creazione del nuovo gruppo consiliare denominato Verso Sesto. Si informa che il capogruppo è il consigliere Eros De Noia. A tale proposito, gli do la parola per un'argomentazione in merito. Prego, consigliere De Noia. Grazie Presidente, buonasera a tutte e buonasera a tutti. L'Italia dei Valori ha affrontato e sta affrontando un momento che alcuni definiscono eufemisticamente difficile. Noi del gruppo consigliare di Sesto San Giovanni abbiamo lavorato ed è atteso il tanto sospirato cambiamento che anche il Presidente Di Pietro promuoveva e auspicava potesse arrivare con il nuovo Congresso Nazionale. Dopo anni di militanza, dopo tanto lavoro, abbiamo seguito, purtroppo ridotti a condizione di spettatori, il declino di un partito fondato sulla figura di un uomo che personalmente ancora stimiamo per la sua storia e per le sue battaglie. Noi crediamo che sia fondamentale, quando si presenta ai cittadini un progetto politico, non lasciare spazio ad ambigue interpretazioni di ruolo, né tantomeno operare improbabili giravolte alla ricerca di un consenso che risulterà comunque volatile se fondato solo su temporanei mal di pancia. Siamo tre persone di generazioni differenti, che hanno vissuto in maniera differente le trasformazioni che ha subito il nostro territorio. Persone che non guardano la politica come mezzo di sostentamento, persone democraticamente elette e facenti parte del Consiglio Comunale di una città che amiamo. Non ci nascondiamo e non lasceremo anche questa volta nulla di intendere. Abbiamo appoggiato lei, Sindaco Chitto, e continueremo a farlo. La nostra casa è centro-sinistra e a sinistra guardiamo con speranza. Sentiamo il dovere, in un momento politico difficile come quello che il nostro Paese sta affrontando, la necessità di abbandonare e distanziarci da quelle dinamiche autodistruttive che provocano disaffezione per la politica. Stiamo comunicando la nascita di un nuovo gruppo denominato Verso Sesto, un gruppo al quale aderiscono, come anticipato dal Presidente Boccia, il consigliere Gianvecchio, il consigliere Boccia e io stesso, Eros De Noia. Lavoreremo insieme per la nostra città e lavoreremo insieme a tutte quelle persone che già ci sono e che vorranno far parte di questo nuovo progetto. Siamo pronti, non siamo e non saremo mai soli. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno.
controdeduzione all'osservazione e ratifica adesione all'accordo di programma finalizzato alla realizzazione della città della salute e della ricerca nel comune di Sesto San Giovanni. La parola al relatore di commissione rivolta. Prego. Grazie Presidente, spero di essere sufficientemente chiaro perché la materia e la delibera sono abbastanza complesse. La informo che faccio la relazione anche per la delibera seguente, che è quella che è convenzione per la cessione delle aree della città della salute e della ricerca a Regione Lombardia. Allora, la commissione si è svolta innanzitutto con la relazione e l'illustrazione della delibera dell'architetto Riganti ed è partita appunto dalla prima delibera, quella di cui ha espresso il titolo il Presidente. Si tratta di un'adozione di un accordo di programma e del, come dire, accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni presentate in virtù di una variante al PGT insita nell'accordo di programma, tesa a rendere, come dire, compatibile la collocazione della città della ricerca e della salute all'interno del PI approvato, adottato l'8 e il 9 di gennaio del settembre del 2011 e approvato in seguito, credo, a maggio dell'anno seguente. Con un accordo dell'8 di gennaio l'area della città della ricerca della salute passa dalla proprietà alla amministrazione comunale e in virtù della variante vengono presentate alcune osservazioni, due osservazioni fondamentalmente declinate poi in alcuni sottopunti, una presentata da Sesto Immobiliare, l'altra dal FAI e delle osservazioni della provincia di Milano in merito alla compatibilità del PTCP. L'accordo di programma vede tra i sottoscrittori la Regione Lombardia, il Ministero della Salute, l'Istituto Besta, l'Istituto dei Tumori, l'amministrazione comunale e come aderenti Infrastrutture Lombarde che funzionerà da stazione appaltante per la realizzazione della città della ricerca della salute. È nella DP, accordo di programma, lo chiameremo per semplicità DP, ma anche nella convenzione di cessione delle aree, continuamente richiamato un vincolo preciso, che è quello per cui tutto ciò che viene modificato con la finalità di raggiungere l'accordo di programma, cioè la città della ricerca della salute. Nel caso in cui non si arrivasse alla fine del percorso con la Costituzione della città della ricerca della salute, si ritorna al PI originario e le aree ritornano in possesso all'amministrazione comunale. Nella DP, nell'accordo di programma, sono esplicitati in maniera molto diffusa i fondamenti scientifici che portano a questa realizzazione, quindi alla città della ricerca della salute. Ci sono una serie di allegati, tra l'altro, che credo pochi che letti poi danno una sensazione, uno spirito forte di quella che è l'operazione che si fa costruire. Ci sono ripresi gli aspetti dimensionali dell'operazione, gli indici e i parametri urbanistici, in cui si cita espressamente la superficie, la SLP dell'intera città della ricerca della salute, che è di 135.000 metri quadri, con un 3% di funzioni compatibili, che significano funzioni di complementari rispetto alla costruzione dell'ospedale. Un indice di permeabilità dell'intera superficie dei 205.000 metri quadri del 50% e una superficie territoriale di verde che non può essere minore del 40%. E poi una serie di questioni che riguardano l'accessibilità, la viabilità e via dicendo. Gli impegni sono, come dire, sottoscritti da tutti i contraenti dell'accordo di programma. Per l'amministrazione comunale c'è un impegno a costruire 650 posti di posteggio relativi alla città della ricerca della salute, che però possono anche essere fruibili non semplicemente, non soltanto dalla città della ricerca della salute. La messa a disposizione di 25.000 metri quadri di
di SLP, di edilizia residenziale convenzionata ad uso e destinazione di chi lavora all'interno della città della ricerca della salute, un asilo di 40 posti, un asilo nido di 40 posti, anche qui 40 posti a disposizione con un minimo di 40 posti a disposizione dei figli dei dipendenti della città, di coloro che lavorano nella città della ricerca della salute, ma anche nel caso anche a disposizione della città, quindi una struttura in più di servizio alla città. Nell'accordo di programma c'è un cronoprogramma preciso che vincola tutti gli operatori e tutti i contraenti al rispetto delle diverse tappe. Veniamo alle osservazioni. Ci sono due un'osservazione appunto declinata in due punti, che è quella presentata da Sesto Immobiliare, che chiede, come dire, di posticipare la localizzazione delle aree commerciali a un passaggio futuro, e questa è stata evidentemente respinta perché crediamo che debba avvenire contestualmente. In più anche un aumento della superficie destinata agli alimentari all'interno della grande distribuzione, e anche questa, come dire, è stata respinta perché non ritenuta consona. Ci sono poi una serie di osservazioni presentate dal FAI che non riguardano nella sostanza il tema in oggetto della variante, cioè ciò che viene destinato alla città della ricerca della salute, per cui fondamentalmente casomai riguardano la futura variante di PI, ma non in questo momento ciò che noi stiamo deliberando questa sera. Sono riferite alle superfici, sono riferite al casello autostradale, sono una serie di cose che tutto riguardano salvo la variante salvo l'accordo di programma in oggetto questa sera in discussione. Tanto più che non partono da un presupposto del nostro PGT che ritiene le superfici destinate a servizio pubblico superfici non, come dire, contabili, non conteggiabili. Invece c'è un'osservazione della provincia che è stata parzialmente accettata con parere condizionato, adesso non ricordo il termine corretto, che riguarda invece la collocazione del centro commerciale, che dice di partire da un'indicazione, da privilegiare una scelta che destini il centro commerciale di 75.000 metri quadri in un'area, possibilmente non producendo consumo di suolo, in un edificio storico, possibilmente vicino alle arterie autostradali, quindi, come dire, che indica in una certa misura la sua destinazione all'interno del T5, cosa assolutamente condivisibile, che però da parte della Regione era stato chiesto di sfumare o di mettere in un'altra dicitura, quindi fondamentalmente è un'osservazione accolta. La seconda delibera invece riguarda la convenzione e quindi richiama quegli impegni, i 650 metri quadri, i 650 posteggi, i 25.000 metri quadri, l'asilo nido, la consegna delle aree interamente bonificate come impegno dell'amministrazione comunale, mentre invece rispetto agli impegni della Regione è quello a perseguire, costruire e finanziare l'opera della città della ricerca della salute. Credo, spero di aver detto tutto. Il dibattito in commissione è stato un dibattito, come dire, molto legato alle questioni tecniche, alle richieste di pareri, soprattutto in merito al commerciale. In verità, appunto, più che un dibattito, è stata una interlocuzione, una richiesta di chiarimenti. Credo di aver detto tutto, grazie. Grazie al consigliere Rivolta. Quindi è aperto il dibattito, i consiglieri che vogliono intervenire sono pregati di prenotarsi. Grazie.
chiesto la parola il consigliere Tremolata. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Il Consiglio Comunale arriva questa sera a un passo decisivo verso la realizzazione di un polo sanitario di ricerca pubblica, fortemente voluto da questa amministrazione e dai partiti che la sostengono. Un polo pubblico di eccellenza a livello nazionale che trova in una sede idonea la possibilità di svilupparsi e sviluppare sinergie positive. E questo è il principale risultato del quale andare orgogliosi. Il fatto che questo avvenga a Sesto, nelle aree dismesse dall'industria pesante che ha fatto la storia di questa città nel secolo scorso e che ora sono in attesa di un riutilizzo, è il secondo grande obiettivo che viene reso possibile e realistico dall'insediamento di una funzione di eccellenza all'interno del suo perimetro. Non mi dilungo qui nel descrivere la cascata di benefici che questa riqualificazione può portare ed è previsto che porti. L'obiettivo non è stato e non è, a mio avviso, un campanilistico accaparrarsi una struttura che dia lustro alla città. Il beneficio di entrambi i risvolti dell'operazione, cioè il dare ossigeno da un lato e sviluppo a una realtà di eccellenza pubblica e dall'altro il recuperare a miglior uso un'area dismessa, non sarà esclusivo della città di Sesto, ma per alcuni aspetti di tutta l'area metropolitana milanese e per altri aspetti senza confini definibili per tutte le persone che fruiranno dei benefici di questa struttura. La città di Sesto in questo ha fatto e fa la sua parte. Il suo contributo principale è mettere a disposizione una parte di area pubblica per la costruzione. È una sorta di investimento, di messa a disposizione di un bene della collettività perché frutti in futuro un beneficio anche e non solo per i cittadini se stessi. In questo la nostra città ha una storia di grande generosità in termini di risposta ai bisogni della società intera e non limitato ai suoi confini. Per scelta o meno, è un fatto che quegli stessi territori, insieme ad altri, permisero il costituirsi di uno dei tessuti industriali più ricchi del paese. Più tardi altri territori furono destinati a sovvenire il bisogno di un'abitazione per una generazione di migranti che qui trovò la possibilità di contribuire allo sviluppo del paese. Ora, nella stessa linea e con lo stesso spirito, è stata perseguita con decisione la volontà di trasformare il territorio a ulteriore beneficio della collettività. Il percorso è stato lungo e difficile, ancora restano da fare passi che portano alla meta. Ma oggi possiamo voltare una pagina ringraziando tutti quelli che hanno speso fatica e messo a disposizione le proprie competenze a vari livelli per rendere possibile e realizzare questo progetto. E ancor prima quelli che hanno avuto la fiducia nel futuro, sognando la possibilità di uno sviluppo che si è via via definito e concretizzato. Tecnicamente questa sera si rende conforme il PGT alla possibilità di accogliere il polo sanitario e si pongono le basi per la sua concreta realizzazione permettendo la cessione delle aree. È una scelta politica che segue ed è stata resa possibile da altre scelte lungimiranti, quale quella di chiedere che una grandissima parte di territorio ritornasse nella disponibilità della comunità di Sesto che ora ne può disporre e sceglie di disporne una parte per il progetto che discutiamo. È una scelta resa possibile dalla volontà espressa e sostenuta anche da questo Consiglio e dal precedente, che ha saputo in più occasioni tenere dritto il timone sulla rotta prefigurata anche in momenti difficili, assumendosi la responsabilità di scelte portate avanti per il bene comune, contro le quali l'opposizione si scagliava in maniera strumentale. Non raggiungiamo oggi il traguardo, ma mi piace esprimere la soddisfazione per il passo in avanti verso un traguardo così importante. In un momento di grande difficoltà per il Paese, tracciare dei percorsi di fiducia e sviluppo penso sia quello di cui abbiamo più bisogno. Non vorrei aver usato toni trionfalistici, ma non me ne è venuto uno diverso. Sono consapevole che questioni e problemi si potranno presentare nel proseguo del percorso, ma oggi prevale la chiarezza della rotta tracciata. Rispetto ovviamente l'opinione di chi non considera opportuna la costruzione di una considerevole quantità di strutture che occuperanno un territorio
per il quale in precedenza era prevista la realizzazione di una porzione di parco. Mi sembra però che essere integralisti in merito a questioni che diventano di principio non aiuta a discernere qual è il bene per la comunità. La politica ha il compito di approfondire caso per caso e declinare i principi e le convinzioni generali nella realtà di ciò che è possibile fare con ambizione e realismo, mediando tra differenti necessità e opportunità. Penso che in questo caso ci siamo riusciti. Grazie. Grazie al consigliere Tremolado. Non ho prenotazioni. La consigliera Iosa ha chiesto la parola, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Vorrei fare il primo intervento sulla prima delibera e poi quello sulla Città della Salute quando ci sarà poi la seconda delibera. Ma io devo dire che dopo la commissione di ieri sera, dove ho ascoltato con molta attenzione le spiegazioni tecniche dell'architetto Riganti e le puntualizzazioni del consigliere Rivolta, che vertevano ad avere meno dubbi possibili su quello che venivamo a deliberare in consiglio comunale stasera, ho avuto un attimo di smarrimento, perché credevo di essermi persa il commerciale o che fosse stato spostato e io non me ne fossi accorta. Anche perché qualche mese fa Assocommercio, di cui io faccio parte, il cui presidente Paolo Vino, che è anche segretario politico dei Giovani Sestesi, in forza del fatto che per noi la politica decide le strategie e che questo ci avrebbe fatto lavorare meglio per il commercio, essendo interlocutori diretti, dicevo qualche mese fa uscimmo con questa locandina che diceva nuovo centro commerciale, no grazie. I commenti si sprecarono. L'amministrazione disse che stavamo buttando benzina sul fuoco, per niente, e che stavamo mettendo in qualche modo il carro davanti ai buoi. L'Unione Commercianti ci diede dei mistificatori e dei qua qua qua. Ed è ancora di questi giorni il comunicato stampa che hanno fatto, dove dicono la Città della Salute si farà come proposto da noi. Le dichiarazioni false, infondate, per non dire allarmistiche, di alcuni non hanno avuto seguito, perché l'Unione aveva lavorato seriamente producendo documenti che portavano a un commercio di eccellenza, tant'è che ne uscì anche un articolo sul Giorno che vedeva il dottor Monteverdi e il presidente Zeffirino Melzi che siglavano questo accordo di eccellenza. In realtà il presidente Melzi per la seconda volta stava dando il suo assenso a un altro centro commerciale. Stasera 30 luglio 2013 noi votiamo su espressa richiesta della provincia di Milano che chiede, a differenza di Regione Lombardia, che sia espressa la localizzazione della grossa struttura commerciale che non comporti consumo di suolo, che recuperi le strutture preesistenti, che non impatti sulla Città della Salute e della Ricerca per una questione di rispetto, che sia viabilisticamente sostenibile e possibilmente socio-economicamente sostenibile. In pratica la maxi struttura sarà quasi sicuramente locata sotto il T5. Quindi direi che di questo volantino l'unica cosa che c'è sbagliata è l'immagine, perché questo in realtà è il T3 e invece il centro commerciale andrà sotto il T5. Allora, sempre per evitare di correre il rischio di essere additata come strumentalizzatrice, sono andata a vedermi gli allegati di questo Consiglio Comunale e c'è l'allegato C del PGT del 2009 che ha una relazione riferita alle problematiche del commercio di vicinato.
dove viene detto che Sesto San Giovanni registra 609 metri quadri ogni 1000 abitanti, a differenza dei 350 della regione, e che quindi raggiungiamo un 40% su Sesto San Giovanni contro il 13% della regione, che Vulcano e Sarca dagli anni 2000 hanno ricoperto una superficie quasi del 50% rispetto a quello che avevamo prima. Vi è stata la creazione di nuovi luoghi del commercio, con una messa in discussione della tradizionale organizzazione del sistema distributivo locale, in particolare di quello ubicato nei tradizionali assi commerciali della città. I centri commerciali hanno causato una riduzione della forza portante degli assi commerciali tradizionali, limitati nelle loro funzioni dalle problematiche connesse al traffico, alla dotazione di parcheggi e alla frammentazione degli stessi. E in fondo dice, dunque, l'esigenza di procedere ad una riqualificazione razionalizzante e all'ammodernamento degli insediamenti dei poli commerciali già esistenti, disincentivando l'ampliamento e l'apertura di grandi strutture vendita mediante l'utilizzo di nuove strutture di vendita. Perché ho letto questi passaggi? Forse perché uno si è stufato di passare un po' per pazzo tutte le volte che parla, o forse perché chi ha stilato questa relazione nel 2009 ha sottolineato le urgenze che altri da anni segnalano a questa e alla passata amministrazione, senza essere ascoltati nemmeno su proposte protocollate che avrebbero avuto costo zero, che l'assessore al commercio odierno non ha ancora preso in considerazione, facendo però una relazione durante la seduta del Consiglio Comunale sul bilancio spumeggiante, perché abbiamo istituito il tavolo del commercio dotato di grosse professionalità. E allora la domanda è: perché, visto che questo tema è passato già in giunta, appena istituito il tavolo, non abbiamo parlato di questo? Perché non abbiamo parlato della progettualità per aiutare la ripresa, dei soldi che arriveranno da reinvestire sul commercio? Perché poi è vero che non piace al sindaco sentir fare il confronto tra Dubai e le bidonville, ma se non ci mettiamo a lavorare seriamente sulla riqualificazione della città costruita, questo è il futuro che ci attende. Abbiamo in realtà buttato via un anno di lavoro su questo argomento. Ma quello che più mi preoccupa è che è vero che forse il centro commerciale posto dietro Viale Italia sarebbe stato più impattante rispetto che metterlo sotto il C5 che si scontrerà con il Vulcano. Ma un altro centro non è sostenibile, questo è il parere di gran parte della città. Guardate che quello che fa paura non è la libera concorrenza, ne parlavamo anche l'altra sera in commissione, non è possibile mettere vincoli agli insediamenti commerciali. Noi crediamo nelle capacità, ma le capacità possono esprimersi e possono venire fuori solo se le persone, se i soggetti combattono con le stesse armi. Quindi, come detto nel PGT che avete approvato nel 2009, i parcheggi, la riqualificazione delle vie commerciali, ma soprattutto una cosa, noi, secondo me, la prima domanda che dobbiamo chiederci è cosa vogliamo dalle imprese che investono nella città costruita. Perché questo abbiamo oggi, la città costruita e le sue imprese e gli imprenditori che vogliono rimanere qui e non vogliono essere costretti ad andare via. Occhio a continuare a far finta di niente, perché il momento è molto sensibile. Come non ce la fanno più i cittadini normali, per cui noi facciamo ISEE, rette e quant'altro per andargli incontro, così non ce la fanno più gli imprenditori. Il momento è molto sensibile e io farei molta attenzione a continuare a non dare risposte e non avere progettualità, perché nel tempo questa cosa ci si potrebbe girare contro. Grazie. Grazie alla consigliera Aiosa. Non ho prenotazioni, vi invito
chiesto la parola alla consigliera Antonioli. Ne ha facoltà. Prego. Scusi, signor Presidente, no, era solo un chiarimento. Ma discutiamo tutte e due le delibere insieme o discutiamo una delibera alla volta? Perché la relazione è stata presentata per tutte e due le delibere. Era solo un chiarimento, Io direi la prassi è di discutere una delibera alla volta. La mettiamo in votazione e poi passiamo all'altra. Quindi sono due delibere da votare. Va bene, grazie. Se non ci sono più interventi, ha chiesto la parola la consigliera Pennasi. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera. Ma io penso che, seguendo un po' anche l'intervento del consigliere Tremolada, sia abbastanza, non dico scontato per carità, però io sono molto convinta che il passo di stasera sia un passo importante e un ottimo risultato. La cosa che mi colpiva leggendo l'accordo di programma nelle sue premesse erano tutti i passaggi che ci sono stati, che vengono citati, i tempi per un progetto così importante che riguarda la salute dei cittadini, riguarda un servizio pubblico, riguarda la ricerca su un tema fondamentale, la lungaggine mostruosa che questo progetto ha dovuto subire. E dall'altra parte pensavo a noi, invece, alla lungaggine, ai tempi che abbiamo dovuto veder passare per ragionare su un progetto di sviluppo di un'area che ormai è lì senza funzione e senza utilizzo, con tutti i problemi che questo vuoto ci ha creato. Quindi parto dicendo molto bene, ottimo, ne abbiamo già anche discusso del valore in quest'aula di questo progetto, questa sera facciamo un passo importante e sono contenta di poter essere qui ad affrontarlo e a discuterne insieme. Quello che ci terrei a dire questa sera, perché secondo me è un'opportunità, rimanendo su questo tema, ma è importante da cogliere per tutti noi che siamo parte stasera di questo processo, ma che è un processo in corso, è, ripartendo un po' dal finale forse del collega Tremolada, gli aspetti, se vogliamo guardare un po' avanti, importanti, su cui noi dovremo essere presenti, vigilare, porre attenzione e allo stesso tempo, laddove possiamo, dove è possibile, col nostro ruolo, orientare, dare delle indicazioni. Il primo tema che è citato ovviamente ampiamente anche nell'accordo di programma è il tema delicatissimo delle bonifiche. Quanti progetti abbiamo visto incagliarsi rispetto a questo tema? E d'altra parte è il fardello che noi ci portiamo dietro, perché è evidente che se noi non avessimo un'area vergine non avremmo questo problema. Abbiamo un'area fortemente inquinata, abbiamo un'area da bonificare che porta tutte le complicazioni dello sviluppo di nuovi progetti su quest'area. Allora su questo che questo consiglio sia tenuto informato, che la città sia tenuta informata, che questo processo di bonifica venga nel modo più trasparente possibile, con l'attenzione a tutti gli inquinamenti, e mi riferisco in particolar modo ovviamente agli aspetti di inquinamento, diciamo, malavitoso che possono esserci in questi progetti, e all'impatto che una bonifica di un'area così grande può avere sulla città che esiste, su noi cittadini che abitiamo nella città costruita. L'altro secondo aspetto importante secondo me è la qualità. Abbiamo avuto la fortuna di vedere svilupparsi dei progetti con firme importanti e di qualità elevata. Ecco, non sempre i passaggi urbanistici garantiscono poi che il progetto proceda con la qualità necessaria. E su questo io penso che noi dovremmo iniziare a ragionare, a porre attenzione su quello che dovrà essere il cambiamento del PI che abbiamo approvato e che ovviamente adesso con questa funzione così pesante, così importante,
dovrà necessariamente essere rivisitato, come è previsto anche nei passaggi dell'accordo di programma che abbiamo visto. E colgo l'occasione per dare voce in quest'Aula a una petizione popolare che è stata discussa in seconda commissione, una petizione che ha avuto le risposte della Giunta, che nel suo cuore, adesso non entro proprio nello specifico, ma nel suo cuore sostanzialmente poneva l'attenzione sul verde, verde che viene in parte ovviamente, come sappiamo, sacrificato il grande parco per dare un'area a una funzione così importante, e in questa petizione, che tra l'altro era molto ben studiata ed è stata anche presentata in modo molto, molto attento e molto preciso, veniva proposto di lavorare su il verde della città che esiste, come veniva già citata anche dalla consigliera Aiosa. Riqualifichiamo la città esistente, non dimentichiamola per questo grande progetto, e lavoriamo anche aumentando il verde, la qualità del parco che rimane, che è comunque un parco importante per dimensione, e anche quel verde che è già previsto nel progetto intorno, all'interno dell'area che viene ceduta alla regione, intorno all'ospedale, al centro di ricerca, che ne fa parte, diciamo, integrata del progetto in alcuni casi, adesso vedremo come verrà, però addirittura inserita nel progetto, e poi tutti intorno. Ecco, io penso che questo rappresenti un elemento importante per la qualità dello sviluppo del progetto che vedremo, perché ribadisco, l'urbanistica ha dei passaggi, oltre che complessi e lunghi, dei passaggi dove non sempre poi qui ritorna lo specifico di un progetto, la qualità di un progetto. E io penso che noi questa sera, visto che senza essere trionfalistici, ma sicuramente facciamo un passaggio importante, raggiungiamo un obiettivo importante, iniziamo subito a guardare avanti e a ricordarci di porre l'attenzione sull'aspetto del verde. Ultimo tema che nei varie discussioni che chi era in consiglio nei 5 anni precedenti ha vissuto, quello della viabilità. Ovviamente questa funzione comporta un impatto importante, è citata anche la viabilità all'interno dell'accordo di programma, ed è un aspetto per una città come la nostra, che già soffre, sul quale io penso monitorare, proporre, e quindi mi auguro che questo passaggio sia nel percorso complicato, dobbiamo affrontare un passaggio a cui ne seguiranno degli altri, obbligati o non, nel quale noi verremo coinvolti, proprio perché diciamo, gli obiettivi alti, la qualità alta che questo progetto nelle sue premesse prevede vengano rispettati e mantenuti su tutta l'area e in integrazione con quella che è la nostra città, cioè quella che viviamo, che è la città che esiste. Grazie alla consigliera Pennasi. Ha chiesto la parola la consigliera Teormino, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Prima di iniziare un intervento che sarà molto breve e molto semplice, devo dire che questa sera sono dispiaciuta perché parte dell'opposizione non c'è. E così, io penso che questa città, ma anche tutti i cittadini, avrebbero meritato una presenza in questo caso, in questo passaggio che è molto delicato e molto importante. Anche di fronte a un'astensione, a un voto contrario, però ritengo che così, insomma, una presenza dava merito e dava anche così un segnale di rispetto nei confronti di questa città, una città che, visto che ne ha passate tante, insomma, tra cui anche la vicenda delle aree Falco, una vicenda molto lunga, sofferta, e in cui, insomma, abbiamo visto periodi molto, molto eterni, insomma, meritava. È una lunga storia nata con l'amministrazione precedente, a cui io, mi spiace ma mi sento di dirlo, va anche il merito, insomma, della prima parte di questo cammino, perché è giusto anche ricordarlo.
E molto semplicemente volevo ricordare quello che interessa alla gente di questo progetto, che poi noi approviamo semplicemente firmando una convenzione o comunque atti formali. Alla gente cosa interessa, a mio avviso? Interessa che un'area, come diceva Chiara, altamente inquinata, verrà finalmente bonificata. E questo è molto importante, perché l'alternativa era semplicemente quella di lasciare le aree lì come sono per un tempo indefinito. Perché siamo tutti consapevoli che se questo progetto non avesse trovato, come dire, modo poi di diventare un progetto concreto, così insomma sarebbe finita. L'altro aspetto che interessa alla gente è che su quell'area arriveranno due realtà di assoluta eccellenza, di sanità pubblica, anche questo io mi sento di ribadirlo, che non è un elemento di secondo piano, e stiamo parlando dell'Istituto dei Tumori e dell'Istituto Besta. Un terzo elemento, lo ricordava ancora Chiara, tutto questo progetto ha dei tempi ragionevoli quantomeno e con la firma di autorità, di istituzioni che secondo me ci serviranno e saranno anche utili affinché questi tempi possano venire rispettati. C'è poi un investimento importante da parte della Regione e da parte dello Stato, da parte del Comune di Sesto e da parte anche dei privati. Quindi anche qui si è creata veramente una squadra di lavoro e visto che ci sono dei soldi concreti, secondo me, sul tavolo, abbiamo, come dire, la ragionevolezza di pensare che il progetto sia veramente buono. Poi arriverà un indotto che arriverà grazie alla Città della Salute, è un indotto che vorrà dire altre aziende, che vorrà dire artigiani, che vorrà dire professionisti. Ci sarà un'intera rinascita per quest'area che io ve lo ricordo, ma oggi è veramente morta. Io ho 46 anni e vi assicuro che non me la ricordo come era prima e penso che tutti gli altri, insomma, che appartengono anche alle generazioni precedenti non ricordano le grandi fabbriche, ricordano semplicemente questo deserto e quindi si ha voglia di vedere che finalmente qualcosa di nuovo accada in questa città. Il progetto delle falche poi è stato affidato ad un professionista che, secondo me, garantirà, spero, ma ne siamo certi, la qualità progettuale. Altro elemento che è importantissimo, questo progetto garantirà posti di lavoro e veramente Dio solo sa quanto sia importante in questo momento garantire occupazione, ma non solo chiaramente locale, ma anche proprio a livello nazionale. Quindi sarà un rilancio per l'economia, non solo sestese, non solo dell'area metropolitana, ma anche a livello nazionale. Significherà anche per il nostro comune avere nuove risorse, avere quindi risorse da spendere non solo chiaramente sulla città nuova, ma soprattutto anche sulla città costruita. E c'è anche un'attenzione al problema che era stato sollevato più volte, che era quello della ricucitura, della ricomposizione tra queste due città, che chiaramente nel tempo andranno avvicinate l'una all'altra e andranno sempre più messe in comunicazione, quindi un progetto che dovrà e che vorremmo armonico. C'è poi anche il tema della salvaguardia di tutte le strutture di pregio e di archeologia industriale che comunque è rispettato all'interno del progetto e una sorta di risarcimento a favore della città costruita. Ora la gente poi fa un'altra domanda, bene, a prezzo di che cosa? Il prezzo c'è, è chiaro, perché nulla è gratis, no? Quindi quali sono gli svantaggi? Gli svantaggi sono sicuramente, ma l'abbiamo detto, la riduzione di questo parco, che era molto grande, adesso lo sarà un po' meno, perché non è che scompare il parco, ce n'è un pezzo di meno, per parlare in maniera semplice. Ora, io mi chiedo, un parco molto grande, poi bisognava essere in grado anche di mantenerlo, e sappiamo che il Parco Nord è mantenuto da ben 5 comuni, quindi mi chiedo quale sarebbe stato il futuro di un parco così grande, fermo restando che è il sogno di tutti, nessuno voleva metterlo in discussione. Però è anche vero che una compensazione c'è stata con l'allargamento del parco della Media Valle dell'Ambro, quindi un passaggio in questo senso già è stato fatto e quindi io penso, ma sono certa, che in futuro si seguirà e si proseguirà su questa strada. Ci sarà del cemento in più legato alla città della salute, ma io mi chiedo, se la politica serve per scegliere il bene maggiore, ecco,
non il bene in assoluto, perché questo, lo capite bene, non è in potere degli uomini e tantomeno della politica, ma di fronte ad una scelta io penso che veramente questo progetto lo rappresenti, quantomeno nelle possibilità e nella realtà che sono ad oggi per questa città. Un'ultima osservazione, è facile dire no, perché? Perché si può girare questa storia in mille modi. Però vi faccio un'altra domanda. Di fronte al no, alla convenzione, a questo progetto, tutto quello che volete, qual è la soluzione? Perché, secondo me, questa è un'occasione grande per la nostra città ed è la soluzione che in questo momento è fattibile e può veramente aiutare questa città a crescere e non solo la nostra città, ma anche tutta l'area del Nord Milano. Grazie. Grazie alla consigliera Piormino. Ha chiesto la parola il consigliere Capone. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io intervengo sulla scorta dell'intervento della collega e a dire la verità mi avevo preparato anche un altro discorso. Ma io sono molto allibito della presa di posizione e lo dico con uno spirito polemico da parte della maggioranza, innanzitutto perché l'opposizione presente mi sembra totalmente tranne il gruppo misto, manca piuttosto una vostra forza politica importante e credo che l'opposizione non abbia mai mancato le presenze di consigli comunali dove si discuteva anche di temi importanti e scottanti, dove magari alcuni consiglieri della maggioranza chissà come mai non presenziavano, forse perché non avevano il coraggio di dire che non erano magari d'accordo sulle delibere della maggioranza. Quindi per cortesia innanzitutto un minimo di educazione e un tema così importante che riguarda la città credo che da parte sua lasci veramente senza parola anche conoscendola sul piano personale. Beh, io devo dire che attendevamo noi come lista civica Sesto nel Cuore con ansia questo momento di approvazione della Città della Salute. Come lista civica, pur stando l'opposizione, abbiamo sempre manifestato il nostro parere positivo e favorevole a questo progetto. Quando il progetto è stato messo in dubbio per le note vicende di Milano, io personalmente mi sono subito immediatamente rivolto al sindaco per dire cosa potevamo fare come seconda forza politica della città, lista civica, per aiutare la maggioranza e fare quadrato intorno a questo progetto. Perché è vero che rappresenta un momento di rilancio, ma allora diciamo come stanno le cose. È un momento di rilancio perché paghiamo 24 anni di capacità politica dove per 24 anni delle aree che sono le più grandi aree dismesse d'Europa sono rimaste ferme e questo vuol dire aver messo in ginocchio la città. Quindi prima di dare dei giudizi sull'opposizione che presenzia o meno facciamo un'analisi concreta di come sono le cause. Noi siamo assolutamente favorevoli e abbiamo appoggiato fin dall'inizio il progetto sulla Città della Salute e ci siamo complimentati con il sindaco, io l'ho fatto personalmente, telefonicamente, non ho paura a dirlo, perché ha lottato per portare a casa questo risultato, ma perché rappresentava l'ultima ciambella per la nostra città, l'ultima speranza, perché altrimenti sarebbe stato veramente il baratro, il fallimento della politica e il fallimento della politica emerge oggi anche da come ci presentate questa delibera. Perché io non amo essere preso in giro, né sul piano personale nella vita privata, ma tantomeno sul piano politico, perché io ho scelto di far politica per passione e per dedicarmi alla città. Alcuni tendono a etichettare l'opposizione soltanto come soggetti incapaci, impreparati o magari fuori dai giochi della politica, ma venire a presentare ieri sera in commissione delle modifiche così importanti per quello che riguarda la destinazione commerciale, io lo trovo un affronto per quanto riguarda l'opposizione, soprattutto per un'opposizione leale come la nostra, che non ha avuto la paura di schierarsi a favore di un progetto portato avanti dalla maggioranza perché rappresentava il bene della città. E credo che la politica oggi debba sganciarsi da questi vincoli, perché se un progetto è valido che provenga da destra, da sinistra, da centro, dalla lista civica. Il progetto sulla Città della Salute rappresentava un progetto sano, realizzabile e, ripeto, la speranza per quanto riguarda la nostra città. Venire ora a prendere che si cerca di inserire nelle controdeduzioni della provincia e nella delibera un mutamento della destinazione del commercio. E questo è emerso chiaramente in sede di commissione, dove il funzionario
a fronte di una mia domanda, ha detto di una possibilità fortemente limitativa sull'operatore di destinare altrove, localizzare altrove il centro commerciale, a fronte invece di una chiarezza espositiva, lo riconosco, da parte dell'assessore Marini, che invece ha detto che l'operatore poteva benissimo utilizzare quei metri di destinazione commerciale come meglio moglie credeva. Allora, il problema è un altro. Non illudiamo i nostri cittadini, perché se veramente la città della salute deve rappresentare il rilancio della città, non svendiamo il territorio creando cattedrali nel deserto, rischiando di mettere in ginocchio il commercio della nostra città, ma tanto più facendo sì che la città costruita possa diventare una periferia, che già le nostre periferie sono dimenticate nella nostra città. Quindi l'atteggiamento che dobbiamo tenere è un atteggiamento ben diverso, di massima chiarezza. Voi ci avete, ha detto bene la collega consigliera, forse un po' strumentalizzato, noi siamo stati ingenui, non lo so, io so solo che con la coscienza sono a posto, perché ho pensato di operare liberamente dando un voto non di pregiudizio a favore di questa scelta, perché ritenevo di fare il bene della nostra città. Ma prendere adesso che volete collegare il percorso della città sulla salute con una localizzazione di 75.000 metri in un centro commerciale, quando poco tempo fa in commissione, in questo consiglio, è stato detto che era gettare veramente benzina sul fuoco, perché comunque il centro commerciale in commissione venne detto all'inizio che non sarebbe mai stato realizzato e si parlavano di altri progetti, di altre ipotesi, di altre strade. Beh, io non lo trovo molto corretto, scusate, non lo trovo assolutamente corretto. Da parte nostra permane un atteggiamento reale, perché sulla città della salute diamo un voto favorevole. Però, a mio parere, non è questo il modo di fare politica. Quindi il collega De Noia, quando parla di un modo nuovo di far politica, comunque di una crisi della politica, e forse la crisi della politica la paghiamo proprio per questi atteggiamenti che non sono compresi da noi come lista civica, e credo che non siano compresi neanche dai cittadini, perché rischiate di vanificare, soprattutto di creare un vulnus e in particolare di rendere annacquare il successo, la vittoria, comunque il conseguimento di questo importante risultato che è stato portato avanti dall'amministrazione con forza, con coraggio, stringendo i denti. Ma non dimenticate che noi dell'opposizione abbiamo fatto la nostra parte, siamo stati leali, abbiamo votato favorevolmente, abbiamo comunque sottoscritto dei documenti di condivisione, ma questo scherzo di inserirci ieri sera nel progetto una dislocazione o comunque un accorpamento dei metri commerciali, francamente non me lo sarei aspettato. Quindi io preannuncio che il nostro sarà sicuramente un distinguo, chiediamo da parte dell'amministrazione un forte impegno affinché il tema della collocazione, della localizzazione del centro commerciale non diventi strumento e baratto, perché rischieremo di fare veramente del male della città. La città della salute deve rappresentare un rilancio, non una ciambella di salvataggio, l'ultima speranza. La città costruita è la nostra città, noi dobbiamo pensare alle nostre città esistenti, agli edifici esistenti, ai nostri quartieri, ai quartieri periferici, e la città della salute deve rappresentare un indotto per portare ricchezza, per portare comunque della linfa alla città, e a mio parere non è questo il sistema. È vero che la politica a volte porta a dover accettare delle condizioni. Noi non siamo parte della maggioranza, non so quando questa decisione di accorpare ai 50.000 ulteriori 25.000 da inserire nel T5 è stata presa. A me francamente, e forse mi è sfuggita, ma a quanto pare anche ai colleghi dell'opposizione, non è mai stato detto, non è stato mai parlato di collocare un centro commerciale sotto il T5, l'abbiamo preso ieri sera. Perché non è mai stato detto e non risulta da nessun atto ufficiale, non mi pare. Quindi, oggettivamente, ripeto, posso capire che in politica ci sia una mediazione e una trattativa,
però quantomeno avvisarci, preavvertirci sarebbe stata una cosa positiva. Non voglio fare l'avvocato difensore, ma per quanto riguarda l'assenza di alcuni consiglieri, io ricorderei alla collega che mi ha preceduto che durante le riunioni di capogruppo di giugno, visto che il tema della città della salute risultava abbastanza proiettato nei mesi di settembre, era stato deciso che per il 15 luglio sarebbe stata sospesa l'attività politica. La presenza di molti consiglieri questa sera testimonia invece una particolare attenzione, perché ribadisco, tutte le forze politiche sono rappresentate a questo tavolo, tutte le parti, solamente il gruppo misto, tranne un vostro rappresentante di un partito politico. Grazie. Sì, grazie consigliere Caponi. Io volevo fare un chiarimento. La considerazione che ha fatto la consigliere Teormina sull'assenza di alcuni consiglieri c'entra poco con l'educazione e con le buone maniere. Mi chiedo scusa. Sì, allora lasciamo aperto. Sì, allora se non ci sono più interventi darei la parola all'assessore Marini. No, ha chiesto la parola al consigliere Poggetti, ne ha facoltà. Chiedo scusa per l'ultimo minuto scelto. Allora, io vorrei dire che parlavo poco prima di questo consiglio comunale con un mio caro amico proprio qui fuori, di quello di cui andiamo a discutere questa sera. E di cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo di un qualcosa di... A me viene proprio il termine, forse esagerato, ma a me piacciono i termini esagerati, di qualcosa di epocale. Di qualcosa di epocale nel senso che dopo la morte negli anni 90 delle zone, delle aree FALC, queste aree FALC decedute appunto negli anni 90 si stanno già riprese, rianimate con qualche intervento, quale l'arrivo di Alstom e altri interventi, in questo momento si stanno per riprendere vita, stanno con questa votazione di questa sera per riprendere vita. Io ci terrei anche a dire che questa discussione non riguarda, quindi questo traguardo non riguarda solo questa giunta, ma riguarda anche l'amministrazione passata che ha iniziato, che ha intavolato in modo egregio le trattative rispetto alla città della salute, della ricerca e della salute, e poi finalizzate nel modo migliore da questa ultima giunta e da questa ultima consigliatura. Praticamente due Gesù Cristo per un Lazzaro che sta, se tutto va bene, rinvenendo in questo momento. Non se ne abbia chi è più religioso di me per il paragone, mi sembra possa far capire bene quello che intendo. Stiamo discutendo quindi, riprendendo quello che diceva il consigliere Tremolada, non solo di un polo di eccellenza che arriverà sul nostro territorio. Stiamo parlando, e per questo sottolineavo prima il nome nella sua interezza, non di città della salute, ma di città della ricerca e della salute. Ogni anno tutte le regioni italiane lasciano o restituiscono alla comunità europea milioni e milioni di euro riguardanti la ricerca. Noi in questo momento con questo progetto, con questa votazione che andiamo a fare questa sera, Sesto cerca di ospitare la casa della ricerca, che in Italia appunto mi sembra qualcosa, torno al termine di cui parlavo prima, mi sembra qualcosa di epocale. Entrando poi nello specifico dell'accordo di programma, noi come Federazione della Sinistra ci terremmo nel futuro, appunto, come diceva anche qualcun altro prima di me, ci terremmo che ci sia una forte attenzione alla questione del trasporto pubblico sull'area di Sesto San Giovanni e sull'area legata a questa zona, a queste aree falche, a questa variante. Come connotiamo noi il termine trasporto pubblico? Lo connotiamo parlando di metropolitana, quindi di un rivedere le reti delle linee metropolitane affinché si colleghino anche a questo nuovo polo di cui stiamo parlando, e non solo, anche trasporto pubblico, forse non è proprio trasporto pubblico, ma è un modo per rendere più vivibile questa nostra città. Sviluppare, rafforzare e migliorare la rete
delle piste ciclabili, cogliendo questa grande occasione che ci si pone in questo momento. Sottolineerei quanto già detto anche nella relazione iniziale, la forza di questa clausola che si è riusciti a strappare in qualche modo, la clausola relativa alla destinazione d'uso. Quelle aree sono del Comune di Sesto e rimangono nel Comune di Sesto, tra virgolette, finché non si aprono le porte della Città della Salute. Questa a me sembra qualcosa di molto importante. Per finire, rendo circolare il discorso, tornando alla discussione che facevo poco prima del Consiglio Comunale, e dico che stiamo per votare l'accordo di programma, stiamo quindi trasformando questa discussione sulla Città della Salute e della Ricerca non in una di quelle tante cose che sono venute fuori spesso sulla zona delle aree FALC, per riportare in vita la zona delle aree FALC, ma di qualcosa che da, se tutto va bene, da questa sera sarà effettivamente realtà. E per questo ribadisco il mio ringraziamento, oltre a questa giunta, a questa amministrazione, anche a quella che è stata nei 5 anni precedenti. Grazie. Grazie al consigliere Poggetta. Ha chiesto la parola al consigliere Rivolta. Grazie Presidente. Mi scusi, ha chiesto il raddoppio dei tempi su questa delibera? Sì. Prego. Spero di stare nei 10 minuti, ma il discorso è complesso. Innanzitutto, come relatore di commissione, forse non mi sono fatto capire dal consigliere Caponi, ci riprovo. Innanzitutto va spiegata una cosa, se no si falsano i termini del dibattito. Le superfici del commerciale non sono state modificate, punto. Sono quelle del PI approvato. L'ADP va in variante rispetto alla funzione pubblica dentro il parco, va in variante rispetto alle NTA, cioè alle norme tecniche di attuazione, rispetto alla necessità di abbattere la casa del direttore interna alle aree FAR. Altre varianti non ci sono, quindi non ci può essere una modificazione dell'SLP rispetto a quello che si è detto un mese fa, una settimana fa. È scritto nella delibera e nella variante. L'ADP funziona da variante. Prima cosa. Seconda cosa, Regione Lombardia ci dice che in virtù della Città della Ricerca e della Salute bisogna spostare le funzioni commerciali, perché le funzioni commerciali non sono compatibili con la Città della Ricerca e della Salute. Le funzioni commerciali, i 50.000 più 40.000 metri quadri di grande distribuzione, di media distribuzione, più i 15.000 di piccola distribuzione, erano collegate sulla trasversale, quindi in centro, collocate vicino alla Città della Ricerca, quella dove sorgerà la Città della Ricerca della Salute. Quindi Regione Lombardia ci chiede di spostarlo. Lo stesso fa la provincia. Io non ho capito bene, noi abbiamo accolto l'osservazione della provincia che ci dice di spostare innanzitutto la grande distribuzione. In virtù di questo spostamento la provincia ci dice collocatelo possibilmente non consumando suolo, in un edificio dell'archeologia industriale vicino alle arterie stradali, e quindi si spostano lì delle volumetrie. L'unica cosa che varia è che si passa da 50 più 40, che però erano contigui, basta guardare, come dire, i plani volumetrici, diventano 75 sotto il P5. Punto. Quindi di variazioni, di modifiche all'ultimo momento, è un atto tra l'altro di giunta pubblicato probabilmente sul portale assolutamente pubblico alcuni mesi fa, quindi sgombriamo il campo, riapriamo la discussione, facciamo un'altra discussione e provo a fare un'altra discussione. Voglio cominciare con un po' di date che raccontano la storia di questa città. Innanzitutto il 1906, l'anno in cui la FALC apre la sua attività a Sesto San Giovanni. Non conosciamo il giorno perché non ci sono dati precisi, ho anche interpellato l'ISEC, ma nessuno lo sa in realtà. E poi il 1908, la data in cui entra in funzione il primo forno Marti, un forno elettrico a colata continua. Se parlate con gli operai della FALC,
parlano con orgoglio del fatto che il loro non è un alto forno, è un forno elettrico, perché ha un significato. Perché, come vedremo, la storia della FARC e la storia dell'energia sono strettamente collegate. Possiamo andare più avanti. Il 1995, il 22 di dicembre, è l'ultima colata della FARC, quindi non sono 24 anni, possiamo calcolarli, sono molti di meno. Anche qui ogni tanto documentarsi sarebbe buona cosa. Non solo, perché quella è la data dell'ultima colata, ma la FARC non chiude il giorno dell'ultima colata. Per un paio d'anni, credo, qui ci sono persone tra il pubblico più titolate di me, si procede delle operazioni di dismissione della FARC. Questi dati li trovate se andate al carro ponte. Avete in mente la locomotiva, la lingottiera? C'è un muro. Su quel muro sono riportati dei dati che parlano della storia di questa città e delle dimensioni di uno dei centri industriali più importanti di Europa. Il carro ponte non è solo un luogo di piacere, di musica e di cultura. È anche una testimonianza della nostra storia. Mi spiace che non ci sia la consigliera Landucci, ma gli direi che allora, magari non per un concerto, ma semplicemente per vedere questa cosa, una capatina al carro ponte, per chi aspirava a governare questa città, sarebbe significativo. Ma è solo una battuta e mi spiace che non ci sia, gliela rifarò quando c'è. Poi c'è un'altra data, l'8 e il 9 di settembre del 2011, il momento in cui si approva il PI. Perché tutto quello di cui noi discutiamo nasce lì, nel PI, anzi nasce prima, nasce nel PGT, nasce nel 2007, quando si vota, no, più avanti, non è il 2007, nasce un paio d'anni prima quando si vota il PGT. Un consiglio comunale sicuramente difficile, che quelli che sono, che erano in questo consiglio e che lo sono ancora ricorderanno con estrema chiarezza. Un momento difficile, eravamo alla fine di un'estate che aveva coinvolto la città di Sesto San Giovanni con lo scandalo, col famoso sistema Sesto, in cui imprenditori, politici del centro-sinistra, un assessore, politici imprenditori erano stati coinvolti. Io mi sono andato a rileggere i verbali, io questa sera voglio parlare del futuro. Semplicemente lì qualcuno disse: guardate, non approvatelo, perché da qui a 15 giorni il magistrato bloccherà tutto e vi annullerà la delibera. In quel frangente il centro-sinistra, anche in seguito a una discussione dolorosa, alcuni partiti ruppero con i propri partiti nazionali, scegliendo il bene della città. Giusto riportarlo, ricordarselo, perché non è che i passaggi sono così dolori, sono passaggi forti. Si votò quel PI, e quel PI è la base e ci dà la possibilità oggi di arrivare a questo passaggio. Non sono 24 anni, sono molti di meno, e sono anni in cui si è costruito un percorso per arrivare a questa soluzione. Sono, quel PI è frutto di un percorso, era la giunta Oldrini, che prima fece il PGT, uno dei primi comuni della Lombardia a dotarsi di PGT, ci sono comuni che ancora non hanno il PGT, si votò il PI e oggi si fa questo passaggio. Mi piace ricordarlo, perché ci sono delle continuità che hanno un significato positivo e vale la pena di ricordarsene, di citarle. Voglio fare alcune considerazioni prettamente politiche che sono già state fatte, ma sono significative. Con la costruzione della città, della ricerca e della salute si fa innanzitutto un intervento pubblico. Poi vedremo, si fa un intervento di sanità e di ricerca pubblica, ma prima di tutto un intervento pubblico. E questo non è cosa da poco. Se voi vi guardate intorno, e se guardate intorno il panorama nazionale, le aree di trasformazione che si sono trasformate, che hanno avuto la possibilità di svoltare, hanno sempre presente forte un intervento pubblico. Se voi andate in bicocca è l'università, e in altri casi sono altri interventi pubblici.
Questo per sfatare questi 20 anni, sì, invece, di politica in cui si è detto che il privato da solo era capace di generare qualsiasi cosa. Non è stato così, ma non nego nessuno, non nego il ruolo del privato, rivendico il dovere, la necessità e la forza di un pubblico che interviene in una situazione come questa per dare avvio a un percorso di trasformazione. Questo lo rivendico fino in fondo. C'è un'altra questione, è un'operazione metropolitana. E su questa la politica milanese, la politica sestese, la politica regionale ha dovuto fare i conti, perché, come sappiamo, non è stato un percorso semplice. Non si è voluto fino in fondo comprendere che questa poteva essere la prima operazione di dimensione metropolitana. Io credo che ci sarà il tempo per recuperare con Milano, con chi ha osteggiato questa operazione, dentro il mio partito, dentro gli altri partiti, non farei molte distinzioni, c'erano un po' ovunque. Badate, mi piace fare un esempio che ogni tanto fa anche il sindaco. Provate a pensare alla metropolitana rossa, quando fu costruita negli anni 60. Decisero di mettere il capolinea di Sesto San Giovanni 20 metri dopo la scritta Sesto San Giovanni, già in territorio di Sesto. 20 anni dopo, il capolinea della Lilla è stato messo 20 metri prima della cosa di Sesto San Giovanni. Quella era la Milano che sapeva pensare in termini, come dire, globali, era la Milano cuore pulsante dell'economia, capitale morale, questa è una Milano, indipendentemente da chi la governa, in grande difficoltà. Allora, questa è un'operazione che, se noi riusciamo a far diventare sul serio un'operazione metropolitana, può modificare i connotati, i caratteri di Milano, dell'Interland e delle città del Nord Milano. E in questa scala noi dobbiamo vedere. Torniamo all'intervento di sanità e di ricerca. Tra gli allegati che hanno avuto i consiglieri ce n'è uno molto interessante. Io ho pochissime competenze scientifiche, ma però che riassume i caratteri e le ragioni, come dire, di questo intervento del BEST e dell'Istituto dei Tumori. Ve li leggo perché secondo me sono importanti. Un servizio sanitario pubblico sempre più voluto ed integrato. Un incremento di saperi e tecnologie che modifica ogni giorno il ruolo del clinico, del ricercatore, del tecnico e dell'infermiere. Una volontà pubblica e politica, grazie a un ente come Regione Lombardia, all'avanguardia per qualità del suo sistema sanitario e per quantità di innovazione e di progetti di ampio respiro. La capacità di strategia e di visione per fondere funzioni ospedaliere, sanitarie, di cura e di accoglienza, di formazione e di ricerca in un unico grande progetto aperto alla città. La determinazione a mettere in relazione tanti saperi e competenze diverse in campo scientifico, didattico, formativo, urbanistico e territoriale. Questo sarà la città della ricerca e della salute. E credo che sia importante che sia un'opera pubblica, un'operazione pubblica, soprattutto dopo 20 anni in cui invece la sanità privata della Lombardia, ahimè, non ha proprio figurato. Pensiamo a quello che è successo al San Raffaele, insomma. Un ospedale pensato per accogliere chi viene, per far lavorare, per fare ricerca, progettato da Renzo Piano. Beh, insomma, una cosa di un certo livello, soprattutto perché questo modello di ospedale nel parco è un progetto, un'idea di Renzo Piano. Secondo me è un ritorno a quello che erano gli ospedali all'inizio, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, poi nel secondo dopoguerra che si è cominciato a costruire ospedali in verticale, lunghi, nel cuore della città, e non pensare che invece il luogo, la situazione, fossero funzionali alla cura. E allora io credo che tutti siamo concordi nell'idea che un ospedale nel parco è una bella idea, è una grande idea. Un parco dove, un'area dove il minimo 40% deve essere destinata a verde. E questo risponde a quell'obiezione fatta quando discutemmo della petizione. Ma che vincolo c'è? Ci sono i vincoli, come dissi in commissione, ipotizzando che una volta, come dire, andavo per deduzione, che nella DP ci sarebbero stati i vincoli
E allora, se tutti pensiamo che un ospedale in un parco è una cosa bella, dobbiamo sapere che un ospedale in un parco toglie lo spazio al parco. Sarà San Dio, cioè è ovvio. E sappiamo che lì non c'è il parco, perché non siamo a sud di Milano dove il Cerba deve essere costruito, sarà costruito nelle aree del parco. Siamo in aree inquinate, che grazie all'ospedale, grazie all'intervento pubblico, ma grazie a quello che succederà poi, verrà bonificato. E allora mi fa un po' sorridere che il Movimento 5 Stelle regionale dica che non si può fare un ospedale laddove c'è un'area contaminata, quando soltanto qualche settimana fa il Movimento 5 Stelle ci proponeva di fare agricoltura biologica e di portarci le api, insomma un quadro da Peter da Heidi, insomma un po', come dire, confliggente con quello che ora si dice, questo che... Ma appunto, io stasera vorrei evitare le polemiche, se non che certe cose vanno un po' scontate, perché se no non si capisce. Cioè, se lì noi avremo un ospedale e avremo un parco, è perché questa cosa si mette in movimento, altrimenti lì non avremo nulla. In Italia ci sono 25 SIN, siti di interesse nazionale da bonificare. Non ce n'è uno che è ancora partito. Consigliere Caponi, non è l'inettitudine della politica a se stessa. È che questi problemi hanno una dimensione tale che i comuni da soli non li possono risolvere. Che ci vuole un intervento della regione, che ci vuole un intervento dello Stato, perché altrimenti queste aree rimangono lì, così come rimangono le aree di Brescia, così come rimangono le aree di diversi altri luoghi. Le aree di Pero si sono bonificate quando si è deciso di fare qualche cosa, cioè quando c'è stato un intervento pubblico. È questa la cosa. L'errore vero della politica è stato inseguire operazioni speculative finanziarie, ma questo è stato l'errore di questi 20 anni di questo paese, in cui la finanziarizzazione di qualsiasi cosa ha tramortito e stravolto l'economia reale. E allora, ritornando, le bonifiche sono possibili e saranno bonifiche del SIN, e su queste invece noi dobbiamo impegnarci a vigilare. Guardate, se voi andate a pagina 182 del piano dei servizi, documento del PGT, il secondo documento che viene, si parla delle aree verdi della città e sono suddivise per quartieri. Inutile dire che il quartiere che ha una dotazione maggiore di verde è quello di Cascina Gatti, grazie al piano regolatore di Bottoni. Tutta la città complessivamente, compresi gli spazi di 3.000-4.000 metri quadri, quindi che non possono essere assimilati a un parco, sono 600 e qualche cosa mila metri quadri. Con questo PI, mettiamoci al netto dei 100.000, vogliamo dire che sono 100.000 perché se il 50% deve essere permeabile, quelli verdi sono 50.000, al netto di questa operazione noi incrementiamo la dotazione della città di verde, della città ma in dimensione parco, non in dimensione aiuola, perché poi quelle ci saranno anche negli spazi pertinenziali, nelle altre situazioni della città che si costruirà, di ben 300 più i 70.000 che vanno accorpati al PLIS, 370.000, quindi aggiungiamo netto un 50%, con un numero di abitanti che crescerà di 10-15.000, che quindi rispetto agli 80.000 sono molti di meno. E questo, come dire, è oggettivamente un risultato che si porta a casa. Vediamo di capire quali sono i nostri impegni per il futuro. In una città che ha una storia di tutela dei luoghi di lavoro e della salute nei luoghi di lavoro, mi fa piacere che questa sera qui ci sia Pizzinato, che forse può essere più chiaro di me, che per prima ha inventato la medicina del lavoro. Noi non possiamo permetterci che un'operazione come questa nei cantieri non veda un accordo forte tra le diverse associazioni e l'amministrazione comunale per sorvegliare rispetto a quello che nel cantiere avviene. Lo stesso per quello che riguarderà le bonifiche, su due piani: una sull'effettiva bonifica dei suoli, due su tutti i protocolli che vanno messi in atto per far sì che le bonifiche, che normalmente sono terreno di scorazzamento, soprattutto sul movimento terra, di infiltrazioni mafiose, ci sia una grande sorveglianza. Perché questa città, pur avendo una storia industriale,
ha una storia vera di difesa e di tutela dell'ambiente. Siamo la città in questo paese, la seconda o terza città in questo paese, con la più estesa rete di teleriscaldamento. Sapete come è avvenuto il teleriscaldamento? Me lo raccontava la senatrice Basso, che colgo l'occasione per ringraziare per il lavoro che in seguito all'incarico che gli è stato affidato dal sindaco ha fatto in queste settimane per portare a casa questo straordinario risultato. La FAI chiese di raddoppiare l'energia, la possibilità di produrre energia. Che ci siamo detti c'è un legame forte. I FAIC vennero qui perché c'era la ferrovia, perché erano le aree più a nord di Milano disponibili, ma anche perché qui era arrivata l'elettrificazione per prima rispetto ad altri luoghi. E il fatto che avessero dei forni elettrici ha fatto sì che loro abbiano sviluppato nella loro storia, nelle loro competenze, quelle legate all'elettricità. La Sondel, quella che adesso si chiama Edison, chiese di raddoppiare la produzione. L'accordo con l'amministrazione comunale fu: va bene, raddoppiate la produzione di energia, ma abbattete le emissioni nell'aria. Si fece un accordo tra amministrazione comunale e Edison. E questo permise di ridurre di molto le emissioni nell'aria, ma di dare avvio al teleriscaldamento. Ecco, noi dobbiamo ripercorrere quella strada lì, quelle esperienze lì. Noi dobbiamo ripercorrere quelle cose lì, vigilare sulle bonifiche, vigilare sui cantieri, possibilmente, credo, fare dei passaggi in commissione legati anche a queste cose, perché forse è il caso che cominciamo ad acquisire competenze rispetto, o conoscenze rispetto. Deve concludere, grazie. Vado a concludere rispetto a queste cose. Concludo dicendo che credo che sia il caso di ringraziare tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto, con impegno, con forza e con determinazione, in un quadro sicuramente non facile, perché paradossalmente il quadro nazionale non è mai stato così sfrangiato, eppure noi portiamo a casa un risultato. E dico che oggi, siccome ho cominciato con una data, oggi è una data importante, è la data in cui noi mettiamo la prima pietra per il futuro di Sesto, che sarà un futuro di lavoro, di ricerca, di innovazione. E lo facciamo in un momento in cui queste tre cose sono le tre cose di cui ha maggior bisogno il nostro Paese. E quindi con orgoglio possiamo dire che se ci sarà un rilancio di questo Paese, questo in parte sarà originato e partirà dalla nostra città. Grazie. Grazie consigliere Di Volta. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io sarò breve perché anche in passato abbiamo avuto l'opportunità di parlare di questo progetto e noi ci siamo espressi assolutamente favorevoli. Se qualcuno mi avesse detto quando si è cominciato a parlare di questa struttura, se effettivamente io credevo che questa cosa potesse avvenire, effettivamente io non ero così sicuro, perché parlare in un momento come questo, in un momento economico, in un momento in cui versa il nostro paese, di una struttura pubblica che fa anche ricerca, e la parola ricerca sappiamo che nel nostro paese purtroppo spesso e volentieri è una chimera, beh, io sarei rimasto veramente perplesso. Ebbene, siamo qui a ratificare l'adesione all'accordo di programma per la realizzazione della città della salute. È un obiettivo che si è posta questa amministrazione appena siamo stati eletti, subito. Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di cercare di portare una funzione che avrà sicuramente, porterà la nostra città sicuramente a passare da quello che era protagonista in passato per il lavoro, riusciremo sicuramente in futuro a renderla ancora protagonista grazie a questa struttura. Un progetto che guarda all'Europa, che non guarda solo a Sesto San Giovanni, all'Interland di Milano o alla città metropolitana. Secondo me questo progetto guarda assolutamente oltre. Poi c'è da dire che effettivamente questo, come altri progetti, quando si bonificano delle aree, sicuramente si restituiscono alla città, si restituisce ai cittadini una parte della città che prima non poteva vivere. E questo mi sembra abbastanza chiaro. Lo abbiamo detto in passato, lo diciamo ancora adesso, come tutti gli altri interventi che sono stati fatti in questa città, quando si fa bonifica, si restituisce ai cittadini una parte di una città che non vivono.
Io poi volevo fare una precisazione, perché prima nell'intervento del consigliere Caponi ha detto una cosa che veramente io ho trovato molto sconveniente, ma molto scorretta, perché ha detto che in una riunione dei capigruppo si era deciso di smettere i lavori il 15 di luglio. Sembra quasi che qualcuno abbia chiesto a lei o alla minoranza di venire qui col cappello in mano. Sembra che noi siamo venuti da voi col cappello in mano a chiedere per favore facciamo questo consiglio comunale. In realtà si è data l'opportunità a tutti quanti, e questo era l'obiettivo del sindaco e questo era l'obiettivo dell'amministrazione, di venire in consiglio comunale a discutere per tempistiche che non dipendono semplicemente dal comune di Sesto San Giovanni, come diceva prima il consigliere Rivolta. Ci sono attori che vanno al di fuori di questo comune, non continuiamo a guardarci l'ombelico. È un progetto grande che non dipende solo da Sesto San Giovanni, che però la volontà politica di questa amministrazione è stata capace di cogliere, questa opportunità che poteva passare. E queste cose non passano molto spesso. Questo noi ce lo dobbiamo mettere in testa. Queste cose non passano molto spesso. Siamo riusciti a cogliere questa opportunità e sarà un'opportunità che farà ripartire la nostra città. Bene, consigliere Caponi, non successe questo nella riunione di capigruppo, le è stato spiegato a lei come a tutti gli altri capigruppo, e io c'ero in quella riunione di capigruppo, le è stato spiegato qual era il processo, quali erano le date e gli attori che erano interessati da questo processo. E quindi siamo arrivati alla riunione di questa sera, siamo stati tutti informati, siamo stati informati dalla commissione, il sindaco passo per passo ci ha spiegato quali erano le firme che servivano per arrivare in questa data alla ratifica dell'adesione dell'accordo di programma. Quindi dire questa cosa, soprattutto perché c'eravamo nella riunione, non è l'unico capogruppo, ci sono altri capigruppo, c'eravamo, lo sapevamo, dire una cosa del genere è veramente triste. Non rende neanche giustizia in un consiglio comunale, in una sera, in cui è presente parecchio pubblico, perché sennò sembra veramente che in tutte le riunioni, al di fuori di queste, si raccontino balle. E non è così. Si è cercato di coinvolgere tutti quanti in un percorso. Lei mi ha citato nel suo intervento, posso risponderle? Non vuole? Facciamo finta di niente? Abbiamo fatto semplicemente quello che c'eravamo. Consigliere De Noia, si deve attenere all'ordine del giorno, alla delibera in questione. Grazie Presidente, mi scusi. Grazie consigliere De Noia, ha chiesto la parola il consigliere Pavanni, a facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera colleghi consiglieri. La lista Sesto nel cuore ha da sempre sostenuto l'iniziativa di insediare a Sesto la città della salute. E devo dire che anch'io sono tornato proprio con grande entusiasmo e con grande piacere per affrontare questa serata di consiglio. Sicuramente questa buona iniziativa per la nostra città non è solo dettata da un desiderio campanilistico, anche se non ci nascondiamo che questa iniziativa può rappresentare un impulso imprenditoriale notevole per la nostra città, che rilancia la storia, l'identità e anche la reputazione di Sesto, senz'altro, che è stata magari falsata un po' negli ultimi anni. Non ci dobbiamo però nascondere che questa iniziativa ci riserva delle difficoltà, delle opportunità e anche qualche criticità. Alcune di queste sono già state affrontate questa sera, a proposito appunto della localizzazione del settore del commercio. Sicuramente ci sono state alcune osservazioni corrette, alcune altre controdeduzioni altrettanto corrette come quella del consigliere Rivolta poc'anzi. Però sicuramente questo è comunque un aspetto critico. È un aspetto critico. Perché? Perché l'amministrazione non si può nascondere che la realtà anche del commercio, non solo della zona di Sesto, ma proprio di tutto l'Interland, è comunque una realtà che sta soffrendo in questo periodo. Ieri sera l'assessore Marini diceva che ci sono delle normative che praticamente impediscono di condizionare la libera concorrenza, però è anche vero che noi stiamo assistendo nel nostro territorio
a dei fenomeni che preoccupano un pochettino. Per esempio, non possiamo trascurare che all'interno di grossi centri commerciali delle realtà imprenditoriali di tutto rispetto e di grande peso hanno chiuso, probabilmente perché hanno dovuto fare i conti con una crisi, e non immediatamente o da poco tempo, già da un po' di tempo. Parlo della libreria Mondadori dell'Ocean, parlo di Darty e parlo anche di tutto quel settore di commercio più o meno piccolo all'interno dei centri commerciali che, probabilmente evidenziando una crisi proprio anche nella gestione, nella tenuta di queste attività, continuano a chiudere ad aprire altre, appunto, altre attività. Per cui io ritengo che la vigilanza e la valutazione della nostra amministrazione in rapporto al progetto che verrà presentato dall'attuatore dovrà anche valutare in effetti anche la sostenibilità di questi progetti, anche in funzione di tutelare il commercio che fa comunque parte del tessuto sociale della nostra città, quindi ovviamente anche del piccolo commercio e del commercio di vicinato, perché se già sta soffrendo questa, ormai questa realtà della grande distribuzione, oserei dire che sicuramente c'è il rischio, e lo vediamo tutti i giorni, che molte attività che possono essere utili proprio anche a dare un'identità sociale, un'identità di operosità, un'identità anche di benessere della nostra realtà sociale via per via, possa essere trascurata. E vorrei che l'amministrazione fosse più sensibile o comunque fosse molto attenta a questo aspetto. Però altri consiglieri hanno già valutato questo aspetto e sicuramente hanno detto altre cose. Ecco, volevo invece, se mi è possibile, rubare ancora un po' di tempo, sempre come sesto nel cuore, per cercare invece di lanciare delle proposte, di lanciare quindi delle valutazioni per quanto riguarda le opportunità che diciamo questa iniziativa può incontrare. Il Comune di Sesto mette gratuitamente a disposizione una grossa fetta di territorio. Per questo sacrifica anche la possibilità di adibire e di destinare a verde una grossa fetta di territorio. Io ho letto che teoricamente ci dovrebbe essere una compensazione cercando di potenziare magari la piantumazione nella media valle dell'Ambro, ma io vorrei che comunque anche quella zona lì fosse il più possibile preservata, e ricordo delle discussioni che abbiamo avuto anche con il consigliere Cremonesi a questo proposito, perché ricordo che in Canada e anche in alcuni stati degli Stati Uniti, perdonatemi ma non ho i riferimenti precisi, però sono state fatte delle iniziative in cui per salvaguardare il verde superficiale si sono scelte delle soluzioni in cui parcheggi e viabilità venivano costruite nel sottosuolo. Ora, è chiaro che un 40% e un 50% di area verde è sicuramente una buona percentuale, ma cercare di sfruttare questa possibilità per avere un'ulteriore gratificazione di verde potrebbe essere un'ipotesi percorribile. E quindi questo chiama in, diciamo anche in discussione proprio la realtà di tutto il trasporto urbano della zona. Perché? Perché oggettivamente anche questo sarà un aspetto di grande criticità, perché il centro della salute e i vari centri commerciali è chiaro che attireranno una grossa fetta di circolazione, quindi dobbiamo veramente studiare molto bene la cosa. Dunque, anche per questo aspetto, perdonatemi, non ho potuto trovare i riferimenti precisi, però lancio questa proposta, Sesto nel Cuore lancia questa proposta. L'amministrazione comunale si è impegnata, come dicevo prima, nella realizzazione all'interno delle proprie aree, diciamo, di questa opera veramente grandiosa. Ebbene, io penso che, se fosse possibile, sempre fatto salve le normative, bisognerebbe cercare di fare o di organizzare i bandi di concorso in modo che una grossa percentuale, o almeno una significativa percentuale delle maestranze, possa venire assunta direttamente tra i disoccupati di Sesto,
proprio per valorizzare veramente al massimo questa potenzialità che naturalmente l'insediamento e la realizzazione può avere. Ecco, un'altra cosa è ovviamente questa riguardo alla vigilanza. Verranno senz'altro, come è giusto e come è logico, sfruttati, diciamo, insediati degli organi di vigilanza. Vorrei naturalmente che all'interno di questi organi di vigilanza l'amministrazione comunale potesse individuare delle personalità, diciamo, che ovviamente possano rappresentare la realtà se stesse, che siano imprenditoriali o che siano comunque, diciamo, adatte proprio a vigilare o comunque a valorizzare appieno tutte le varie opportunità, in modo proprio da essere presenti non solo come fornitori di territorio, ma proprio anche come persone che vigilano nella corretta realizzazione del progetto. Una penultima cosa, e dopo non vi tedierò più, è questa. È ovviamente un ulteriore diciamo, aspetto riguardo a quello che ha già anticipato prima il consigliere Rivolta. Io ritengo veramente che la realizzazione di quest'opera possa rappresentare un impulso fondamentale per ribadire la necessità e l'importanza dell'area metropolitana. Avrebbe veramente un significato grottesco se i milanesi che fino adesso per andare al Besta e all'Istituto Tumori pagano il biglietto dei mezzi di trasporto ordinario, quello che per andare allo stesso Besta e allo stesso Istituto Tumori da domani si dovessero trovare a pagare il biglietto extraurbano. Sarebbe, vabbè che in Italia a volte siamo abituati a cose un po' grottesche, però oserei dire che proprio questo potrebbe aiutare a capire la assoluta importanza di realizzare l'area metropolitana. E l'ultima cosa è questa, è il nuovo rilancio di una delle proposte che la lista Sesto nel Cuore ha fatto già da un po' di tempo, l'opportunità che all'interno della Casa della Città della Salute e della Ricerca possa essere accolto, ovviamente in maniera paritetica, anche l'ospedale generalista di Sesto San Giovanni, proprio realizzando quell'opera a 360 gradi che possa garantire alla popolazione un'assistenza a tutto tondo. Grazie. Grazie al consigliere Pavan. Mi può spegnere il microfono? Grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Vorrei sfatare il mito del benefattore, perché io questa sera di benefattori della patria e della città proprio non ne vedo. Io vedo un'area industriale bloccata da anni e vedo interessi diversi che si intrecciano tra di loro. Interessi politici, vedo già i titoloni che tanto fanno bene all'orgoglio del partito. È nostro il merito di aver rilanciato questa città buona e giusta e onesta, ed è merito nostro perché abbiamo portato la grande opera pubblica qui a Sesto. Perché questa città è un po' un'estroflessione del partito. Ciò che va bene al partito e fa bene al partito va bene anche per la città. Il partito ha sempre fatto bene, per cui anche questa volta non sbaglierà. Vedo gli interessi delle banche. Qui nessuno dice di quanto sono esposte le banche, vere e uniche proprietarie delle aree in questione. Le banche sono esposte di circa 500 milioni di euro, 300 milioni solo Intesa San Paolo. Devono rientrare e la grande opera pubblica le farà rientrare. Vedo gli interessi del privato. Ha in mano una delle aree ex industriali più grandi d'Europa, ma in realtà non ci può fare niente perché il mercato immobiliare è morto e sepolto. I piani sono stati definiti negli anni passati, sono stati fatti in piena bolla immobiliare. Tutto quello che è stato pianificato prima del 2008 non ha più senso di esistere, non ha più senso di essere considerato attuale e attuabile per com'è il mercato adesso. Quindi, che mai si potrà fare, cosa mai potrà fare il privato che non ha più un ritorno economico certo dalle operazioni immobiliari ed è pieno di debiti e quindi l'operazione la deve comunque fare? Si attinge la tasca del contribuente, sempre aperta, sempre a disposizione. Il contribuente non si può rifiutare, il contribuente paga le tasse. E che cosa mai potremmo fare con i soldi dei cittadini lombardi? Un bellissimo ospedale, anzi no, ne uniamo due. E quali uniamo? L'Istituto dei Tumori e il Neurologico Besta. Ora, mi dovete dire che cosa hanno in comune un malato di SLA e uno affetto da carcinoma? Sì, certo, un malato
con una patologia neurologica potrebbe anche sviluppare un tumore, ma in realtà non ha più probabilità che questo accada di un qualunque altro paziente. Quindi qual è il senso di accorpare due strutture così diverse tra loro? Non è che perché due ospedali, siccome fanno ricerche, sono due ospedali in quanto tali si possono unire. Spostiamo il BESTA perché ha bisogno di spazio e perché sono anni che ha bisogno di un'unica sede. È vero e giusto. Ma io ancora non capisco quale sia il valore aggiunto del metterlo vicino all'Istituto dei Tumori. Per me non ne ha nessuno. Perché non localizzarlo nel Di Guarda, che dopo la sua ristrutturazione ha molto spazio libero? Sarebbe molto più utile portare un'eccellenza come il BESTA all'interno di un ospedale polispecialistico come il Di Guarda. Non solo, ma non è chiara la ragione per la quale bisogna spostare l'Istituto dei Tumori. Per dare più spazio all'istituto? Ma se nell'edificio di Città Studio ci sono aree intere ristrutturate e vuote, allora è per dare più prestigio all'istituto, perché la statale di Milano, che ogni anno sforna medici e ricercatori che vanno a lavorare direttamente all'istituto, non è abbastanza prestigiosa. Perché spostare due eccellenze cliniche da un'area ad alta densità universitaria? Forse non è abbastanza prestigiosa l'area in cui sono? Vi devo elencare tutte le facoltà che popolano Città Studi, tra statale e politecnico, e le eccellenze che lì lavorano e studiano? Più volte vi ho sentito dire un centro nuovo di ricerca attira finanziamenti statali europei, come se un finanziamento si ottenesse perché si lavora in una struttura bella, nuova e prestigiosa. Harvard non riceve i finanziamenti perché è prestigiosa, li riceve perché produce progetti all'avanguardia. Avete mai presentato o scritto una richiesta di finanziamento per un progetto scientifico? Nella stesura del testo non si riporta mai l'indirizzo, se non alla fine. Il finanziamento arriva se il progetto è valido e i ricercatori del BESTA e dell'Istituto dei Tumori ricevono i finanziamenti indipendentemente da dove fanno ricerca. Voi dite, portiamo l'eccellenza a Sesto. Ma avete mai visto in che condizioni lavorano i medici, gli infermieri e i ricercatori di queste due strutture? Non credo proprio. I medici e gli infermieri sono sotto organico, i ricercatori, o meglio, gli assegnisti e i borsisti, non hanno un contratto di lavoro e guadagnano una miseria. Vi farei vedere la busta paga di una mia amica che lavora al BESTA, qui al distaccamento della Bicocca. È una vergogna. Ma noi vogliamo fortemente spendere un patrimonio di soldi per fargli il contenitore bello. Forse però, venendo qui nella grande Sesto San Giovanni, oltre che a lavorare in una struttura fantasmagorica e bellissima, l'Istituto dei Tumori e il BESTA potranno avere a disposizione anche fondi pubblici per indire concorsi e assumere il personale clinico e universitario. Io continuo a non vedere i vantaggi dietro a questa operazione per la nostra città. In tutto questo parlare di ospedali, nessuno si è soffermato sul reale vantaggio di tutta questa operazione per la nostra città. E nessuno lo ha detto perché non c'è vantaggio. Si sposta un'eccellenza da una città all'altra, si arricchisce Sesto e si impoverisce Città Studi a Milano. Ma in fondo è un problema di Milano. Rispiegatemi ancora una volta, perché veramente faccio fatica a capire questa operazione economica. Perché nessuno mai mi toglierà dalla testa che quest'altro non è che un'operazione economico-immobiliare. Perché indebitare all'inverosimile due fondazioni per trasferirle qui? I soldi, infatti, è vero che li anticipa la Regione, ma poi andranno ben restituiti e i due istituti dovranno tutti gli anni mettere a bilancio la restituzione del prestito. A discapito di cosa? Queste due fondazioni riusciranno in futuro a reggere il peso del debito? Speriamo di sì, perché non oso immaginare che cosa succederebbe a queste due eccellenze pubbliche, e sottolineo pubbliche, se solo non riuscissero a rientrare ogni anno del debito contratto. Tutto questo è oltre il consumo del suolo ed è oltre la foresta vergine che a Sesto non c'è. Il nostro no è contro un'operazione che ha il sapore della speculazione edilizia. Questa è pura e semplice speculazione edilizia e nessuno di voi convincerà mai noi del contrario. Se Formigoni non avesse tirato fuori dal cilindro questa fantastica idea, a ridosso delle elezioni non saremmo qui a disquisire di Città di Salute a Sesto. Comunque ne avete un ben donde a continuare a dire che questa operazione non consuma suolo, perché il suolo è già stato consumato. Questa è una frase da azzeccare garbugli. Nessuno, quando aveva pensato di fare lì il parco, lo aveva pensato per non consumare ulteriore suolo, ma lo aveva pensato per risarcire la nostra città. E non è piantando quattro piante in giro per i viali che si risarcisce la nostra città. Un parco di 405 ettari non verrà mai ricompensato spezzettandolo altrove. Questa operazione sicuramente ha però un pregio.
potrebbe evitare le indagini da parte della Corte dei Conti sui 3.200.000 euro già spesi per valutare la fattibilità della Città della Salute nella zona di Vialba, a nord di Milano. Una nota di colore prima di concludere. Questa operazione è un po' il plagio di un'operazione già realizzata qualche annetto fa, qui vicino a noi, tra l'altro. Già qualcuno prima di noi, per nobilitare una speculazione immobiliare, ha fatto costruire un ospedale. Siamo nei primi anni 70, l'ospedale è il San Raffaele di Don Verzé e l'immobiliarista è il ben noto Silvio Berlusconi. Cito dal libro Berlusconi, gli affari del presidente, Caos Editore, dove si dice che Berlusconi vedeva con estremo favore il sorgere di una clinica ospedaliera vicino alla sua prima città satellite. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il consigliere Di Stefano. Sì, grazie presidente, ma ben venga uno sviluppo modello San Raffaele con Segrate, sta risolvendo ottimi, fornendo ottimi servizi da questo punto di vista. Poi al di là di quello che c'è dietro, interessi politici e quant'altro che ci sono stati, e con gli scandali va bene, però dal punto di vista sanitario, della ricerca, dal punto di vista funzionale, le soluzioni sono state ottimali. Allora, come popolo della libertà, sicuramente il progetto della Città della Salute ci ha sempre visti favorevoli, ci sono state anche delle mie dichiarazioni anche in campagna elettorale alle regionali, quindi sicuramente un'opportunità di rilancio della nostra città, che rappresenta un'opportunità storica, perché dopo numerosi anni di blocco delle aree, avere con blocco, con relative problematiche anche ambientali, di sviluppo, economiche, sono state citate prima istituti di credito importanti, con finanziamenti importanti che sono stati sviluppati, e il cittadino di Sesto non ne ha colpe, l'attuale cittadino di Sesto non ha colpe né delle bolle speculative né della mancata bonifica o mancata attenzione ai terreni, che non è attuale ma è un retaggio storico che ci portiamo indietro da numerosi decenni, dove tra l'altro c'erano ben altre normative, differenti procedure ispettive. E io mi aspettavo, diciamo, un parere favorevole da parte unanime, diciamo, da parte di tutto il territorio, ma da parte di tutto il Consiglio, però evidentemente il bello della democrazia è l'avere opinioni difformi anche su temi di questa portata. Riteniamo che comunque il volano dello sviluppo del nostro territorio è importante, questo è un volano per sviluppare vecchi e nuovi problemi che ci portiamo dietro da numerosi anni, grazie al lavoro, grazie alla ricerca, grazie alla salute, parliamo dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista anche commerciale, diventerà sicuramente un fiore all'occhiello, poi magari le mie sono soltanto ipotesi, non lo diventerà, ma nella vita, se non ci si impegna nel tentare di portare a casa per il proprio territorio circoscritto, che è Sesto San Giovanni, però non siamo eletti a Sesto San Giovanni e dobbiamo tutelare, difendere il nostro territorio, i nostri cittadini. Anche il discorso ambientale mi preme, in quanto ci sono molti terreni inquinati, e la possibilità di poter attingere, avere un intervento ministeriale, regionale, di sostenibilità economica, parliamoci chiaramente, consente di ridurre quei costi che il privato, che comunque l'imprenditore, non può accollarsi, e sono, come ho detto prima, situazioni ereditate dal passato, che non dipendono dagli attuali imprenditori, non dipendono dai cittadini, e pertanto ben venga una manna dal cielo d'aiuto da parte del Ministero e della Regione per quanto riguarda un risanamento ambientale, considerando che noi abbiamo una falda acquifera
molto importante, considerando diverse sfaccettature che l'inquinamento ambientale genera non nell'immediato, ma a distanza di anni, perché ricordiamoci le problematiche generate dall'inquinamento ambientale e non solo, non le vediamo con occhio all'indomani, le vediamo a distanza di numerosi anni. E un ringraziamento secondo me anche a Regione Lombardia con la precedente e l'attuale giunta che hanno creduto nel nostro territorio e condiviso con noi questo percorso di sviluppo. Poi mi ricollego invece allo sviluppo, quello è il tema della prima delibera. Oggi faccio un intervento un po' misto perché ho visto, mi adeguo un po' alla linea, forse il consigliere Rivolta ha dato un indirizzo a tutti quanti nella sua relazione, mi adeguo da questo punto di vista. Dal punto di vista del commercio, la nostra linea è sempre stata quella di favorire, valorizzare il commercio di vicinato, in quanto dal punto di vista dei centri commerciali, dell'aggregazione, dell'aumento di destinazione d'uso commerciale, siamo in una situazione abbastanza satura, in quanto li abbiamo su tutto il territorio, funzionano, questo bisogna riconoscerlo, però non bisogna far sì, noi come rappresentanti istituzionali, di tendere a favore dell'uno piuttosto che dell'altro, in quanto secondo me sono un po' sbilanciati verso i vari centri commerciali a danno dei piccoli e medi, piccole e medie imprese, esercizi commerciali di vicinato. Questo non è una questione ideologica, ma è anche e soprattutto esclusivamente una considerazione basata sulle funzionalità che ha il commercio di vicinato, che sono sicuramente genera una maggior vivibilità, un'integrazione sociale, un controllo sulla sicurezza urbana. E poi c'è anche il problema della location dove verrà realizzato, in quanto sì, non è proprio vicino al centro storico, però non è neanche tanto distante. Sappiamo benissimo come gli esercizi commerciali stanno soffrendo notevolmente la situazione economica, la crisi. Andare a fornire un ulteriore colpo al sistema anziché puntare su quel sistema e valorizzarlo, ritengo che sia sbagliato. Grazie. Grazie al consigliere Di Stefano. Adesso, se non ci sono più interventi, darei la parola all'assessore Marini per rispondere ad alcuni riferimenti tecnici. Prego, assessore Marini. Grazie, Presidente. Ma oggi si conclude un percorso iniziato grosso modo un anno fa. Questa firma, che poi ormai assume questa forma impalpabile della firma elettronica, chiude un lavoro di un anno, 13 mesi, quando il Regione Lombardia ha deciso di realizzare, di localizzare la Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni. Rispetto alla tabella di marcia abbiamo qualche mese di ritardo. Se non erro, a ottobre programmavamo di chiudere entro la fine aprile. Questo ritardo è quasi interamente imputabile a una motivazione più che normale, il cambio di governo alla guida della Regione Lombardia. Che cosa registra questa firma? Registra un accordo fra tutti gli enti interessati alla realizzazione di questo progetto. Definisce quali sono gli interventi, i tempi, gli impegni
di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione di questo progetto, che la cui importanza che è forse uno dei più importanti a livello sanitario e lombardo, sanitario pubblico. Quindi finiamo un lavoro iniziato un anno fa. Finisce il lavoro? No, non finisce affatto. No? Anzi, continua, per certi versi inizia, perché inizia l'attuazione. No? E rendere concreti i piani è sempre operazione difficile. No? Continua con la revisione del PI, no? Che verrà fatta nei prossimi mesi. Continua con l'avvio e la realizzazione del progetto di bonifica. No? Continua con la gara che aspetta Infrastrutture Lombarde, no? Per l'individuazione di chi realizzerà la Città della Salute. Continua con la cessione delle aree prevista nel marzo del 2015 alla Regione da parte nostra, no? I 205 metri quadri. Lavoro semplice? No, non è un lavoro semplice, si tratta di gestire al meglio quanto abbiamo programmato, migliorare dove è necessario e possibile, tener conto degli adattamenti che il tempo necessariamente imporrà a questo progetto, e governare la trasformazione economica, sociale e culturale di questa città. Trasformazione che impegnerà chi siederà noi e chi siederà qua in quest'Aula nei prossimi lustri e decenni. Lavoro semplice per quello che per il poco tempo. No, non è lavoro semplice. Io ho una speranza, una certezza che ci siano coloro che ci hanno aiutato in questi anni, in questo anno, che ci hanno supportato, che hanno gestito questo lavoro, qualche volta anche in maniera rocambolesca, perché poi come qualche consigliere richiamava, poi il problema diventa che la chiave elettronica non funziona, che non funziona l'email, e che però nonostante questo ci hanno portato a questo risultato. Anche consiglieri, io da questo punto di vista devo ringraziare un po' tutti, consigliere Caponi, anche lei che ci ha supportato in alcuni momenti e in alcune fasi importanti. Due precisazioni per quanto riguarda per quanto riguarda il commercio. Allora, la superficie commerciale è già stata autorizzata dalla Regione Lombardia nel marzo del 2012. C'è già. Che cosa modifichiamo noi? Modifichiamo la localizzazione e quello che i tecnici chiamano il format. Quale sia l'impatto, secondo me per certi versi minore rispetto alla piccola distribuzione. Questa trasformazione è stata anticipata e definita in un atto che la Giunta ha assunto a gennaio, che è l'impegno ex articolo 11 della legge 242, che abbiamo assunto a gennaio e che abbiamo anche presentato in commissione consigliare. Il rapporto ambientale della VAS ne parla lungamente. Questo spostamento è stato chiesto, a parte che è abbastanza evidente, ma è stato chiesto proprio da Regione Lombardia, e questa è la prima precisazione. La seconda precisazione, ma una notazione, il confronto, l'armonizzazione, la contemperazione degli interessi diversi, mi sembra che sia un po' il sale delle nostre società occidentali.
Neanch'io credo da questo punto di vista ai benefattori, eh? Però non mi sembra che sia una grande novità scoprirlo da questo punto di vista. Così come non penso che sia, come dire, strano pensare che dei ricercatori siano pagati correttamente e lavorino in un luogo decoroso. Il BEST ha 5 sedi, uno lontano dall'altro. Devo dire che sono abituato a lavorare dappertutto e penso che i ricercatori italiani siano certamente abituati a lavorare nei modi più incredibili. Ma perché non volere che ci sia anche uno spazio importante? Non sono un esperto di sanità, però so che i grandi gruppi sanitari modificano gli spazi, che hanno un'incidenza molto forte nel costo della sanità, in tempi molto rapidi. Consigliera Franciosa, forse il suo discorso può essere... Io ho un punto, lei deve spiegarmi perché nell'ultimo quarto di secolo, se come sostiene, questa è solo un'operazione speculativa o immobiliare, perché nell'ultimo quarto di secolo nell'area metropolitana milanese sono nati e cresciuti una quantità enorme di ospedali privati. Anche questi sono speculazioni immobiliari, il gruppo San Donato, l'Humanitas, il San Raffaele, l'Istituto Veronese. Mentre la sanità pubblica, almeno dagli anni 70, se non faccio i conti sbagliati, e con l'unica eccezione del pronto soccorso del Niguarda, non ha mai investito. Secondo me l'ultimo è San Carlo e San Paolo, grandi investimenti da questo punto di vista. Allora, che due ospedali si trovino in una collocazione migliore, dentro un percorso di valorizzazione di un'area e di una città e di un settore metropolitano, io francamente non lo trovo affatto scandaloso da questo punto di vista. Non vedo perché, torno a ripetere, non volere che la gente faccia ricerca pagata correttamente in un luogo decoroso. Grazie. Grazie all'assessore Marini e a chiusura del dibattito do la parola al sindaco Monica Chitto. Prego. Grazie Presidente. Grazie a tutti i consiglieri comunali che in una calda serata di luglio sono qui a discutere del futuro della nostra città e grazie anche ai tanti cittadini presenti e anche amministratori del passato che ci hanno accompagnato in questo percorso e che sono qui a condividere con noi un momento importante. Mentre ascoltavo gli interventi dei diversi consiglieri mi veniva una riflessione da fare, cioè come ciascuno di noi legge il territorio in modo differente, e credo sia così, esattamente come si legge un libro, ciascuno ci coglie quello che più gli interessa, la trama è quella, però dopo le suggestioni e il modo in cui si racconta è molto diverso. A me piace raccontare la storia di questi ultimi 5 anni della nostra città anche in un modo differente rispetto a quello un po' angusto e anche un po' soffocante che veniva fuori in alcuni passaggi. Non è una critica, badate bene, ma è un modo diverso di leggere la città. Allora io vedo nella mia città in questi 5 anni dei cambiamenti forti. È arrivata la Campari con la sua direzione, ha riqualificato un pezzo di città dove dentro troviamo anche uno dei più importanti musei aziendali d'Italia. Peraltro nelle prossime settimane all'interno della Villa Storica aprirà anche un ristorante che servirà sicuramente per l'Academy, che è la formazione della degustazione degli alcolici, del vino, però servirà ovviamente anche per chi lavora e per la città. E poi penso per esempio al fatto che
nei mesi scorsi è arrivata qui nella nostra città perché era un'opportunità, la sede dell'AINE, che ne siamo la sede direzionale dell'AINE, che insieme a delle altre aziende adesso è collegata. Siamo andati a visitarla insieme agli assessori e abbiamo scoperto che il fatto di portare l'AINE che è in Sesto, non è che ci vantiamo di aver fatto chissà che, c'erano delle condizioni oggettive favorevoli, no? Che hanno pensato di far sì che l'AINE che si trasferisse. Abbiamo scoperto che il fatto di averla sul territorio poi ha permesso delle assunzioni da parte di giovani se stesi, mi spiace usare questo gioco di parole, però di giovani ragazzi se stesi, e l'ho scoperto facendo delle domande alle persone che erano lì a una tarda ora della sera e mi ha fatto piacere. Poi penso per esempio alla BB che in queste settimane abbiamo visto vede aumentare la sua produzione grazie a delle commesse importanti, e avremo anche qui una conferma del lavoro che sembrava entrare in crisi e probabilmente anche di assunzioni nuove. E poi penso per esempio anche a come si è modificato nel commerciale lo spostamento dell'Esselunga, che ha riqualificato Piazza Oldrini e contemporaneamente ha permesso nuove assunzioni, nuovo lavoro, perché di questo stiamo parlando, ci sono state nuove assunzioni all'interno dell'Esselunga e nuove assunzioni rispetto a quel piccolo spazio di vendita in via Picardi che si chiama Villa e che tutto il quartiere desiderava e aspettava con ansia, perché la chiusura di quello spazio commerciale, che era una sorta di mercato rionale in una zona dove c'è una percentuale di anziani molto elevata, insomma aveva portato un disagio. Ecco, io vedo una città che si sta trasformando, certo in tempi di crisi, in tempi faticosi, ma non la vedo poi così ferma. È una città difficile da un punto di vista urbanistico, lo è sempre stato, chi ha governato prima di me l'ha visto e ho toccato con mano. Io in questo primo anno ho imparato tante cose, ma è difficile perché è nata intorno alle fabbriche, quindi è una città policentrica e alla fine tutto è centro e tutto è periferia in contemporanea. L'ho visto andando a parlare con i cittadini nei quartieri nello scorso mese, alla fine ciascuno si sente periferia, nessuno si sente centro, invece ciascuno di questi quartieri ha una sua specificità. Ecco, io credo che lo sforzo politico che dobbiamo fare è quello di aiutare questi cittadini a individuare delle cose all'interno di questi quartieri che li aiutano a non sentirsi periferia, perché è tutto centro e tutto periferia contemporaneamente. E poi ci sono altre cose che non sono ancora non si sono concretizzate, ma che sono state oggetto di decisioni e che si stanno portando avanti in questo frangente: l'arrivo di Alstom della parte dell'innovazione, della ricerca. Proprio dei giorni scorsi è passato in giunta già un progetto esecutivo rispetto a una prima trasformazione dell'ambito delle opere pubbliche che vengono fatte. E poi c'è la città della ricerca e della salute. Ecco, io voglio leggerla così la storia della mia città in questi 5 anni, perché io credo che chi amministra debba anche trasmettere entusiasmo, debba trasmettere fiducia anche in un momento di difficoltà e debba trascinarsi dietro la propria comunità in questa lettura. Poi ovviamente ci sono delle letture differenti che sono legittime, io non le condivido, appunto. Io sono un ottimista di natura, mi piacciono le sfide, mi piace poter lottare per raggiungere degli obiettivi, mi piace poterlo fare insieme a una squadra di persone, mi piace poterlo fare insieme a questo consiglio comunale, mi piace poterlo fare insieme alla mia città. Io, per chi mi conosce, sa che non sono, come dire, una persona dichiarazioni facili e di promesse che non riesce poi a mantenere. Questo a volte mi viene un po' rimproverato, però ecco, un po' di precisione rispetto a questo equivoco del commerciale credo vada sciolta. Invito tutti ad andare a riguardare un comunicato stampa che ho fatto uscire a metà di dicembre del 2012, dove dicevo esattamente queste cose, dove dicevo che era stato raggiunto, appunto, dopo un lungo approfondito confronto tra l'amministrazione comunale e il sistema immobiliare, una serie di cose sulle quali si sarebbe lavorato per poter consentire l'arrivo della città della ricerca della salute. L'accordo raggiunto prevede una serie di interventi correttivi sul piano del governo del territorio, che verrà così reso coerente con l'arrivo della città della salute.
Primo punto, le superfici commerciali previste, 50.000 metri quadri di grande magazzino, 40.000 metri quadri di media distribuzione e vendita, verranno spostate per una superficie totale di 75.000 metri quadri all'interno dell'edificio ex industriale T5. Poi non lo possiamo dire così, quindi abbiamo dovuto in qualche modo riuscire a giustamente star dietro alle richieste che ci venivano dagli enti superiori. E veniva anche detto appunto nella zona nord-est della città, ma comunque c'è tutto scritto. Peraltro in quell'accordo, che è pubblico e trovate tutti per chi lo vuole vedere sul sito, ci sono anche altre cose che secondo me sono interessanti, per esempio il fatto che la metratura totale delle edificazioni previste, in particolar modo di quelle residenziali, verrà ridotta di 15.000 metri quadri in modo da alleggerire gli insediamenti inizialmente localizzati anche nella zona vicina allo storico villaggio Falche. Questa era stata una richiesta dei cittadini di quel villaggio. E poi per esempio è stato anche concordato un sistema di garanzie per il comune rispetto all'esecuzione delle bonifiche ed altre cose. Tutto questo era scritto in un comunicato stampa, tutto questo è stato fatto in una conferenza stampa, è stato passaggio anche in una commissione, mi pare, adesso la mia memoria vacilla, per cui sono anche un po' stanca, vi chiedo scusa. Chiarezza c'è sempre stato, nessuno ha mai nascosto niente. Ecco, mito del benefattore. Ovvio che non esiste. Sarebbe stato tutto molto più semplice. Credo che sarei invecchiata anche di meno in questi mesi se ci fosse stato un benefattore, perché la fatica, vi garantisco, è stata veramente tanta. Nell'arrivo della città della ricerca e della salute, ovviamente, ciascuno ha il suo interesse. Ce l'ha la sanità pubblica, e poi vedremo appunto perché. Ce l'ha anche l'operatore privato, ma lo sappiamo bene, perché questa cosa sarà un volano per lo sviluppo. Però anch'io concordo con tutti quelli che dicono che aree così immense, che sono dei siti di interesse nazionale, o partono con dei forti investimenti pubblici o non hanno un'anima. E quello che è sempre stato un po' rimproverato al vecchio PI, del quale io sono stata fiera di aver partecipato, e ringrazio ovviamente la giunta precedente di averlo portato a termine, quello che veniva rimproverato è proprio che non aveva un'anima. Ecco, l'anima adesso c'è. Adesso quest'anima c'è, su questo dobbiamo lavorare. Quindi però c'è anche un interesse pubblico, c'è anche un interesse di una città, perché parte questo progetto, vuol dire che questa città rinasce, o meglio, continua con quella lettura positiva che a me piace dare. E la prima parte di città che cambierà non sarà quella che verrà costruita. La prima parte di città che cambierà, ma già da domani, sarà quella che noi viviamo quotidianamente, quella in cui noi viviamo insieme ai nostri cittadini. E quindi lo sforzo dell'amministrazione, della politica, delle associazioni, dei movimenti, di tutti quanti, le associazioni iniziative, tutti quanti, sarà quello a questo punto di riuscire a trascinare la nostra cittadinanza in questo percorso. I cittadini sono già pronti. Io ogni volta che vado in un negozio, prendo un taxi, c'era questa ansia che ormai mi perseguitava, e tutti che mi chiedevano: ma sindaco, ce la facciamo vero a portare la città della salute? Io dicevo: ce la stiamo mettendo tutta, però vi devo garantire che questa diffusione generale di appartenenza a un progetto ha stupito anche me stessa. Ora si tratta di organizzarla, questo afflato positivo. Non tutti sono d'accordo, ma sempre nella vita ci sarà qualcuno che non è d'accordo. Non trovo neanch'io, ne faceva riferimento adesso l'assessore Marini, qual è il beneficio che viene al BEST, al tumore. Io non sono una specialista, però ho imparato molte cose in questo periodo. Purtroppo, ahimè, le conosco queste strutture, purtroppo, ahimè, non perché ci lavoro o ci ho lavorato. E vi garantisco che pensare a una struttura d'eccellenza, un IRC come il BEST, che sta su 5 sedi, in situazioni poi di laboratorio che credo molti di voi conoscano, che sono al limite insomma di un paese civile, non renda merito invece alle intelligenze e alle professionalità che lì dentro ci sono, e neanche ai pazienti. 5 sedi, pensate che cosa vuol dire in termini anche di tempo, spostamenti, inquinamento, perché poi ogni volta che ci si sposterà usando qualche cosa. E i tumori, io stessa sono rimasta un po' colpita quando ho letto nelle scorse settimane che all'interno della struttura ci sono delle parti da bonificare perché c'è l'amianto. Ecco, allora magari, come dire, un pochino più di laicità nella lettura di queste realtà forse non sarebbe male.
che cosa succederà di queste due strutture? Non diventeranno una struttura unica, ciascuna manterrà la sua identità, la sua forte identità. Quello che verrà messo insieme sarà una, invece, un'opportunità, che è quella legata alla piattaforma unica di ricerca, ma ci sarà modo per entrare all'interno a tempo debito del progetto scientifico, e lo faremo portando qui delle intelligenze che ci aiuteranno a capire e a far capire alla nostra cittadinanza qual è il passaggio che stiamo attraversando. L'errore che non dobbiamo commettere, e credo che tutti gli interventi che sono stati fatti questa sera già lo dimostrino, come la politica sia matura in questa, è che il progetto appartiene all'area metropolitana. Si tratta di un governo già di area metropolitana. Non è un progetto di Sesto, appartiene a tutti. Forse va anche oltre l'area metropolitana. È un progetto nazionale, è un progetto che ha delle ambizioni di competere anche con centri di ricerca e di salute europei. È un progetto che può aiutare l'Italia, se ben governato, ma non da noi da soli, ma da tutte le istituzioni superiori a noi, a tutti quelli che ci possono mettere del loro, può essere un modello per uno sviluppo dell'Italia. Se in tutti i 25, ma non dico in 25 siti di interesse nazionale, scegliamone 5, se si scegliessero 5 siti di interesse nazionale da riqualificare, nel quale il pubblico potesse mettere delle risorse per dare un'anima a quei siti, ecco, forse da lì potrebbe ripartire anche un pezzo dell'economia italiana. E il rilancio dell'Italia, dal mio punto di vista, dal punto di vista economico, passa anche attraverso la trasformazione di questo territorio. Abbiamo parlato di bonifiche, massima sarà l'attenzione. Abbiamo già chiesto alla Prefettura di poterla incontrare per analizzare un protocollo di legalità. Domani mattina partiremo insieme all'assessore all'ambiente e andremo ad incontrare il Ministero all'ambiente. Ci stiamo già lavorando. Dobbiamo preparare un terreno di controllo che ovviamente metteremo a disposizione di tutti i consiglieri, ma non solo dei consiglieri, di tutta la città. In questa trasformazione non ci devono essere appunto individualità, ma ci devono essere forti sinergie che ci devono vedere uniti insieme anche alle città vicine, che ci devono vedere insieme ai tanti partiti politici, ai tanti movimenti, alle forze sociali, alle forze sindacali, alle forze economiche, a tutti quanti insieme, perché se diventa un progetto collettivo, quale deve essere, devono essere coinvolti tutti. Questo di stasera non è un traguardo, non è la fine di un percorso, è l'inizio, veniva detto. Abbiamo faticato molto in questo anno, perché è vero che andando a leggere tutta la storia di qual è stato questo progetto, viene spavento pensare da quanto inizia, però la nostra storia comincia un anno fa. E io credo che in un anno di cose se ne siano state fatte tante, per parlare appunto in un tempo in cui sembra che ci sia un esercizio psicologico a far sì che le cose non accadano, non a impegnarsi perché le cose accadono. Io chiedo che in un anno tante realtà, non soltanto noi Sesto, ma tante realtà si siano messe in gioco e abbiano lavorato per far sì che questa sera noi si abbia l'onore di poter votare questo accordo di programma. Abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà, abbiamo dovuto sciogliere tanti nodi, non ci siamo mai scoraggiati, siamo sempre andati avanti con grande determinazione e così faremo. Non vogliamo usare toni trionfalistici, assolutamente, però siamo consapevoli che questo obiettivo, come molti di voi hanno detto, non era così scontato. Non era così scontato un anno fa. Non era sufficiente che Regione dicesse questa è un'area ideale, perché da lì ad arrivare ad oggi tanti sono stati i passi e gli ostacoli che abbiamo dovuto affrontare. Quindi permettetemi qualche ringraziamento, sicuramente alla giunta precedente che ha consentito con l'approvazione del PI e l'ex area FAC di poter mettere a disposizione quest'area pubblica, che io non vedo come una rinuncia della città, ma come un investimento per la città, sapendo che tutto è legato, quindi quella quota di verde
che mettiamo a disposizione per un progetto è tutto legato a questa funzione, se no ritorna tutto come prima. Su questo noi siamo stati molto, molto ferri, molto duri, su questo abbiamo sempre combattuto in ogni sede. E poi voglio ringraziare un po' di persone, permettetemelo, il segretario comunale che è riuscito a tenere le fila di un grande lavoro amministrativo e che è stata una compagna di viaggio anche che mi ha dato forza, stimoli, ironia, anche la sua rabbia a volte mi faceva sorridere. E tutti i dirigenti, i funzionari che quotidianamente si sono messi a disposizione, vi garantisco, al di là dell'orario di lavoro, al di là dei fine settimana, questo è diventato un obiettivo dell'amministrazione comunale nel suo insieme. E gli assessori che mi hanno accompagnata in questo percorso, tutte le persone anche esterne all'amministrazione che ciascuno per quel che poteva ha fatto e ha dato, relazioni, contatti e che sono sicura che continueranno ad essere dei buoni compagni di viaggio. E poi i partiti politici, i movimenti, le associazioni di categoria, i sindacati, devo dire che in questo periodo tanti si sono fatti sentire, ma soprattutto il sostegno, il primo vero sostegno, io l'ho sentito per la prima volta qualche settimana fa in questo Consiglio Comunale. In un momento in cui sembrava che il progetto potesse essere messo in discussione, quando ci siamo riuniti, ci siamo parlati e c'è stato quell'ordine del giorno che apparteneva a tutti, che tutti hanno votato, non tutti, insomma quasi tutti hanno votato, e che mi ha dato veramente la forza e lo stimolo per continuare ad andare avanti. E io credo che oggi per Sesto sia una giornata, un giorno felice, e nessun trionfalismo appunto. E sappiamo benissimo, siamo consapevoli, visto che un bel po' ne abbiamo superate, sappiamo quante ce ne aspettano, sappiamo benissimo quali saranno le difficoltà di un percorso, però abbiamo la forza e la determinazione dei fondisti e che quindi passo dopo passo andremo avanti e non ci fermeremo. Grazie. Grazie al Sindaco. Procediamo con la dichiarazione di voto. Iniziamo col gruppo consigliare Giovani Se Stessi. Consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. Per quanto attiene a questa prima delibera, noi stasera abbiamo ribadito come lista civica Giovani Se Stessi la nostra posizione sul tema del commerciale e della sua funzione e del significato che il commerciale ha per noi sul territorio, che poi era la posizione un po' di tutti in campagna elettorale, dei candidati alle primarie e dei candidati a sindaco. Mi permetta, Sindaco, nel suo intervento lei ha parlato di grandi aziende che si sono insediate sul territorio e di strutture di medie, grandi, di commerciale. Ci sta, in effetti tutti i piccoli possono anche decidere di andare altrove. Basta essere chiari e dirselo, così ognuno deciderà di investire i suoi soldi in luoghi diversi che li possano accogliere, che li possano tutelare o lavorare in sinergia. Succede ogni giorno nel nostro territorio. Anche perché, vede, quelle persone piccole che fanno impresa sul territorio purtroppo non hanno fondi di riserva come le nostre farmacie. La prima città che cambierà, ha detto lei, è quella costruita. Sono felice e attendo di vedere il progetto di questa città che cambierà. Ma comunque mi sento di chiedere a lei, Sindaco, e alla Giunta di pretendere l'eccellenza anche per quello che riguarderà il commerciale delle aree FALC, così come per il verde, così come per le case. Che nulla venga esonerato. Grazie. Astenuti. Grazie. Gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta, prego. Sì, solo una piccola puntualizzazione, volevo dirlo prima ma me lo sono perso in qualche passaggio. Diceva l'assessore Marini, mi attacco anche a questo, il Vesta ha cinque sedi e diversi altri spazi in giro per la provincia di Milano. Uno di questi spazi io lo conosco personalmente per colpa o grazie alla mia simpatica carriera universitaria.
si trova appunto nella zona, nell'area universitaria di Bicocca, e il Besta la occupa da 12 anni e arriva a pagare in questi ultimi anni intorno ai 600.000 euro. 600.000 euro che non vanno all'università Bicocca, 600.000 euro che non vanno a un ente pubblico, ma vanno alla Deutsche Bank, perché questi spazi si trovano nell'edificio della Deutsche Bank, che si trova in zona Bicocca. Quindi sono pienamente d'accordo con la consigliera Franciosi quando dice che le banche sono il prezzemolo socio-economico del giorno d'oggi e che non esistono benefattori. Però sono convinto che il Besta, esattamente come tanti, se non tutti, i cittadini sestesi, credo stia ringraziando per l'occasione che gli stiamo dando loro. Noi della Federazione della Sinistra, logicamente, votiamo favorevolmente. Grazie consigliere Foggetta. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Sì, grazie Presidente. Allora, consigliere Cremonesi. Sì, grazie. Noi per questa dichiarazione di voto abbiamo recuperato un articolo di giornale del Fatto Quotidiano di qualche mese fa, che propone un titolo molto eloquente: Città della Salute, l'ultimo regalo di Formigoni a banche e costruttori. Il mega ospedale costerà 400 milioni di euro e si mangerà 205.000 metri del parco permesso ai cittadini di Sesto San Giovanni. Questo articolo inizia in che modo? Costruttori vicino a Comunione e Liberazione, Cooperative Rosse, ma soprattutto le banche, con Intesa San Paolo in prima fila, sono i beneficiari di uno degli ultimi provvedimenti di Roberto Formigoni. Un colpo di coda per l'istituto che per anni è stato nelle mani di Passera, vale almeno 300 milioni di euro. Il regalo che si nasconde dietro alla Città della Salute, il mega ospedale che sarà costruito nell'area ex FAIC di Sesto San Giovanni, riunirà i due istituti. Il passaggio seguente è: in un progetto che mette la sanità lombarda al servizio di banche mattone. Non andiamo oltre, però secondo noi l'unico vincitore di questa vicenda è Formigoni, tra l'altro nelle battute conclusive del suo mandato. Quindi noi perché diciamo no? Perché noi combattiamo questo sistema, dove i protagonisti di questo sistema sono le banche, i costruttori e la politica. Un sistema che spende 330 milioni di euro di soldi pubblici in questo progetto delle aree falche, che in mano alle banche e gestito dalla politica. Quindi noi votiamo no e diciamo anche che il rilancio dell'Italia ci sarà nel momento in cui la politica non avrà più interessi con le banche e i costruttori, spendendo soprattutto soldi pubblici. Grazie. Grazie consigliere Cremonesi. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Sì, grazie Presidente. Sulla prima delibera il voto sarà di astensione per le motivazioni dette durante l'intervento. Grazie. Grazie. Nuovo gruppo consigliare verso Sesto, consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi, prego. Sì, grazie Presidente. Una piccolissima replica. Io non ho parlato di buone maniere, ma soltanto di inopportunità di chiamare in causa persone non presenti. Questo ci tenevo a precisare. Di certo i chiarimenti del Sindaco e l'intervento dell'Assessore Marini sono importanti. Noi ci siamo affiancati a questo progetto e l'abbiamo sostenuto. Se dovessimo guardare gli interessi meramente di parte, di opposizione, come qualcuno ci ha fatto notare, di fronte ad una delibera così posta dovremmo votare quantomeno per l'astensione. Noi prevale un senso di responsabilità. Questo non vuol dire che siamo comunque totalmente d'accordo, non vogliamo soltanto, proprio per senso di responsabilità, frapporci o comunque dare un segnale negativo su questo importante passaggio e su questo importante, come dice il Sindaco, non traguardo, ma sicuramente punto di inizio di un percorso. Però con un distinguo grande come una casa, noi sul centro commerciale siamo totalmente contrari. Ricordo un impegno da parte di molti esponenti della maggioranza in commissione quando ci viene detto che comunque il centro commerciale non sarebbe stato realizzato. Io sono una persona che noi siamo persone
che hanno ancora il senso della parola data. Quindi noi siamo fermi a quell'impegno che fu dato più di una volta in sede di commissione, dove ci viene detto il centro commerciale tanto non ci sarà perché ci saranno altri interventi, altre destinazioni. La responsabilità a questo punto passa a voi di mantenere fede alle parole date. Noi diamo un voto favorevole, ripeto, perché è troppo importante questo progetto che va a colmare una lacuna politica nazionale o territoriale, qualsivoglia, comunque un vulnus della politica, soprattutto se stese, che è stato incapace. Io non condivido l'opinione di alcuni miei colleghi di dare un'identità al futuro, al dopo fabbrica della città di Sesto. Però, ripeto, perché non venga strumentalizzato, ne abbiamo discusso a lungo, ho sentito anche la collega Tita Ferrante, il nostro è un voto di senso di responsabilità assoluto, anche se siamo totalmente contrari, sia per come ci è stato posto questa delibera ieri sera, anche perché in sede di commissione è stato chiaramente detto che è stata modificata, io mi rivolgo al consigliere Rivolta, non abbiamo detto modifica di volumetria o di SLP, io ho detto modifica di localizzazione, perché ieri sera si è parlato di modifica di localizzazione delle aree destinate a centro commerciale. Detto questo, ribadisco fino alla noia che la maggioranza ci garantì in tempi non sospetti che comunque il centro commerciale non sarebbe stato realizzato, quantomeno io spero che prevalga un... No, no. Come? Per favore, vada avanti, il consigliere Capone. Non sarebbe stato realizzato. Richiamo veramente quello che diceva il sindaco, l'identità sestese o comunque l'identità di una città metropolitana, ma soprattutto noi come lista civica siamo un attimino attenti, un po' di più forse a quelli che sono gli interessi della città, e che non diventi un boomerang questa approvazione di questa delibera e non potersene pentire dopo anni e vedere che comunque certi impegni non sono stati mantenuti. Quindi il nostro voto sarà favorevole con questo distinguo solo per senso di responsabilità sul progetto complessivo. Grazie al consigliere Capone. Gruppo Partito Democratico, al consigliere Antonioli, prego. Grazie signor Presidente. Allora, nessuno di noi ha mai detto che il centro commerciale non ci sarebbe mai stato. Quindi non riusciamo a capire come mai, consigliere Caponi, lei insiste su questa cosa. Quello che è uscito in commissione ieri sera, esattamente, e comunque dopo esserci stati mandati i documenti per tempo, e quindi si poteva, anche se tanti documenti, perché veramente è stato molto pesante leggere tutto quello che c'è pervenuto, la modifica che è stata richiesta dalla parte sia della regione che della provincia affinché il centro commerciale non fosse a ridosso della città della ricerca e della salute. Perché si parla, ci sono le delibere, dunque la provincia, viene data la risposta e viene detto che la localizzazione della SLP di cui alla precedente lettera A sarà da valutare in sede di pianificazione attuativa garantendo la migliore accessibilità alla viabilità primaria, assicurando la non indifferenza con la città della ricerca e della salute e riutilizzando e adottando preferibilmente edifici già esistenti, minimizzando così l'uso del suolo destinato a nuove edificazioni. Andrà verificata in tal senso la sostenibilità e compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'edificio denominato T5 in sede di procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Quindi io non riesco a capire come mai vi siete intestarditi e continuate a dire che il centro commerciale non doveva più esistere. Allora, tra l'altro, portandolo al T5, quindi lontano dal centro, perché viene situato in una zona dove vicino c'è la tangenziale, ci sono vicine all'autostrada, eccetera, eccetera, il T5 verrà anche fatta la manutenzione da parte di un privato. Quindi
Anche per l'amministrazione comunale questo è un fatto molto importante. Comunque, detto questo, vado alla dichiarazione di voto. Il voto del gruppo consiliare del Partito Democratico sarà favorevole, con convinzione, una convinzione frutto del ragionamento, del dibattito, ma anche dell'amore per la nostra città. Dopo l'accordo ex articolo 11 con l'operatore privato ed il protocollo d'intesa con la Regione sottoscritti a gennaio, quest'accordo di programma e la convenzione relativa all'area che il Comune cederà alla Regione danno alla città della salute e della ricerca un assetto solido, costituiscono un punto di non ritorno. Potrà partire la gara per la progettazione e la realizzazione dell'opera, partiranno le bonifiche. Un'area ferma da un ventennio si appresta ad essere restituita alla città. Investimento in sanità e ricerca pubblica, investimento sullo sviluppo e sul lavoro sono i cardini di questo progetto, che anche con il voto di stasera sosteniamo con decisione. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Un attimino di attenzione perché andiamo in votazione. Presidente. No, io sulla base della sulla dichiarazione di voto, non si è ancora votato, posso? Modifico la dichiarazione di voto, se non la faccio mettere verbale, ma solo sulla base del presupposto, pur sposando il progetto complessivo sulla città della salute, sulla prima delibera a fronte dei chiarimenti esposti della collega Antonioli, sulla prima delibera non daremo un voto di astensione e sulla seconda favorevole. Va bene, grazie. Quindi un attimino, attenzione per favore, sottopongo a votazione la proposta di delibera indicata al primo punto dell'ordine del giorno. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 2, astenuti 4, favorevole 15. Il Consiglio approva. Possiamo proiettare allo schermo, grazie regia. Diamo tempo alla... Va bene, questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 2, astenuti 3, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Presidente, mi scusi, ho sbagliato a schiacciare. Ho schiacciato sì anziché astenuto. Quindi modifichiamo il voto della consigliera Iosa ad astenuti, che risulterà verbale. Grazie. Sì, allora andiamo avanti con il secondo punto all'ordine del giorno. La convenzione per l'accessione delle aree della città della salute e della ricerca Regione Lombardia. Per la consigliere Rivolta, se vuole aggiungere qualcos'altro come relatore di commissione, va bene. Quindi direi apriamo subito il dibattito. Se consiglieri che volessero intervenire, sono pregati di prenotarsi. Grazie. Chiesto la parola la consigliera Iosa, prego.
Ne ha facoltà. Credo che sarò la sola, visto che ho diviso gli interventi e non ho accorpato tutto come gli altri. In realtà gli interventi li abbiamo separati appositamente perché volevamo comunque ribadire il nostro sì all'arrivo di Città della Salute, pur avendo evidenziato nella prima delibera le cose che per noi non andavano bene. Poi sono contenta che sorridiate e ridiate, ma pazienza, la penso così e quindi esprimo il mio pensiero, voglio dire, no? Per cortesia. Allora, abbiamo sempre espresso in modo molto chiaro il nostro essere favorevole alla realizzazione di Città della Salute e della Ricerca, ritenendola quella funzione di eccellenza che mancava al PIFALC. Consideriamo eccellente questo insediamento perché la nostra città, dopo aver perso in passato occasioni importanti, aspettava di avere quella possibilità, quell'istante che comunque ti permette di vedere e di percepire il cambiamento. Da sempre sosteniamo che sia importante salvaguardare la memoria storica. Nessuno potrà mai cancellare che Sesto San Giovanni è stata la città operaia, ma non possiamo nemmeno far finta di non vedere che questa realtà e quel momento storico è finito. Ringraziando quanti hanno costruito e onorato questa memoria storica, ma guardando avanti con la capacità e con il facile compito di ricrearsi. Crediamo che l'insediamento della Città della Salute e della Ricerca ci spinga, anzi ci catapulti in questa direzione. Da soli, senza l'imprinting di una realtà così importante, sarebbe stato molto più difficile. Anzi, oserei dire che l'operazione avrebbe richiesto delle competenze molto grandi che forse noi nemmeno abbiamo. Basta pensare che buona parte della città purtroppo non è a conoscenza che sul territorio c'è un distaccamento dell'università. E avere l'università nella propria città, ci ha insegnato l'assessore Marini nelle commissioni, è sicuramente un'eccellenza per qualsiasi tipo di città. La Città della Salute e della Ricerca ci porterà verso questa tanto auspicata visione di città metropolitana che tutti vogliamo, che tutti noi sestesi, che non volevamo rimanere un confine di Milano o un quartiere dormitorio e che forse altri comuni limitrofi utilizzano a loro piacimento come spot ma senza crederci veramente, noi siamo riusciti ad arrivarci. Questo intervento ci permetterà di recuperare una grossa parte della città ormai abbandonata e che tutti vogliamo vedere realizzata, che tutti vogliamo vedere rivivere. Ho letto con attenzione il documento e, come sottolineato ieri sera in commissione, abbiamo colto positivamente la blindatura sulla tesi che lì si può fare solo la Città della Salute e della Ricerca, senza se e senza ma e senza dare spazio a altri progetti. Ancora una volta chiediamo al Sindaco e alla Giunta di vigilare, di lavorare affinché la città costruita non perisca all'ombra del nuovo. Messo questo primo tassello, il lavoro di cucitura credo che sarà molto delicato e che richiederà molte alte capacità. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola al consigliere Rivolti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma velocemente, io sono un po' di cose che non riesco a comprendere. Allora, la prima delibera parla di accordo di programma per la costruzione della Città della Ricerca e della Salute. La seconda è la cessione delle aree. Cioè, come si fa a dire che si è d'accordo con la Città della Ricerca e della Salute e bocciare la DP, cioè l'accordo di programma che mette i soldi, i finanziamenti che per costruire la Città della Ricerca e della Salute? Cioè, grande la confusione sotto il cielo, avrebbe detto il compagno, ma perché veramente siamo al limite del paradosso. Cioè, non è che si può dire noi siamo a favore della Città della Ricerca e della Salute, quindi cediamo le aree, però votiamo contro la DP. Scusate, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Cioè, noi saremo il vecchio, voi sarete il nuovo. Però insomma, chiaritevi le idee un po' velocemente, perché non funziona. Cioè, la prima delibera è l'accordo di programma, quello che mette a disposizione i soldi per costruire la Città della Ricerca e della Salute. Se gli voti contro, se ti astieni, non c'è neanche la cessione delle aree, è vincolata alla DP. Se voti per la cessione delle aree ma non voti la DP, le aree ritornano indietro e quindi non c'è la Città della Ricerca della Salute. E io capisco che bisogna sempre tenere buoni tutti, perché forse noi vecchi rottami della politica abbiamo questo, ogni tanto questa rudezza e questo atteggiamento un po' così, e qualche volta scontentiamo i nostri elettori. Ma deve essere coerente. Ma che funziona, eh? Non funziona, non c'è.
E questo è un punto. Il secondo punto, io sfido, siccome ci sono le registrazioni delle commissioni, il consigliere Caponi a portare una registrazione in cui si è detto che noi non avremmo mai costruito il centro commerciale. No, la sfido pubblicamente, perché questa cosa non è vera. Il PI, il centro commerciale, è nella delibera. Se uno conosce l'urbanistica e gli atti, non è che si può tornare indietro. Si può ricontrattare la posizione. E io poi voglio sapere da lui, visto che dice che non era stato informato e c'è un comunicato stampa pubblico di questa cosa, e secondo me si è anche discusso in commissione, ma non ne sono sicuro. Ma e voi dove lo vorreste questo centro commerciale? Perché non è che si può dire che si è contrari a una cosa e non si indica una soluzione. Voi vi siete candidati a governare. Dovete dirci, per noi il T5 è sbagliato. Un posto più esterno, ha detto il consigliere Di Stefano. Mi scusi, il consigliere Di Stefano. Sesto è una città molto piccola e molto densa. Il posto più esterno della città è il T5 vicino alla tangenziale. Se me ne indicate un altro più esterno, Bibbona forse, che è come dire, però onestamente, oh, ma ragazzi, ma qui stiamo parlando di una roba seria, non è che uno può venire a raccontare quello che gli passa per la testa. Cioè, un posto più esterno di Sesto del T5 che è attaccato alla tangenziale. Prendete la tangenziale nord, sulla vostra destra c'è il T5. Per noi è una soluzione migliorativa, perché il centro commerciale con i 50 e 40 mila di piastra diffusa e i 15 mila in centro città facevano da attrattori di traffico. Spostarli là è un fatto positivo. Diteci dove voi avreste, da governanti di queste città, collocato il centro commerciale. Dateci una soluzione. Perché altrimenti è un po' paradossale. Non si capisce. Non si capisce. Già che ci siamo, se ci leggono i documenti, è spiegato perfettamente che la fusione dell'Istituto dei Tumori e dell'Istituto Besta, che non è stata inventata dai se stessi, era un protocollo già presente per Milano. Non è un'invenzione. Si spiega perché. Allora, io sono un falegname, però l'ho letto. Dalla scoperta del genoma nasce un ramo della medicina molecolare e il progetto si basa sulla ricerca e sulla medicina molecolare, che vede grandi possibilità di interazione tra le malattie e le patologie che vengono studiate all'Istituto Besta e all'Istituto dei Tumori. Un'altra cosa piccola, di eleganza, consigliera Francioso, non ci dica non siete mai stati in quelle strutture, perché magari qualcuno c'è stato, e anche dolorosamente. È una presunzione, va bene che siete giovani e siete nuovi, ma il dolore appartiene a tutti. Lasci perdere, per carità del Padre Eterno, lasci perdere. È una caduta di stile dire che voi non ci siete stati, probabilmente non ci siete stati. Lasci perdere. Tutti noi, per qualche ragione, purtroppo abbiamo avuto, o tanti di noi, qualcheduno più fortunato non l'ha avuto, occasione di frequentare quei luoghi. Quindi, per cortesia, un passo più avanti. Grazie. No, questa è la discussione, questo è il dibattito. Grazie al consigliere Rivolta. Se non ci sono, ha chiesto la parola il consigliere Romaniello, ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente, volevo dire anch'io due cose, scusate se magari se tra quelle cose che dirò sono state già ampiamente dette nella prima parte, pensavo che fosse la seconda quella più adatta a discutere, però invece mi sono sbagliato. Parto da un cartello che c'era qualche anno fa in Viale Italia, dove c'era una frase che mi piaceva moltissimo. La frase recitava: qui il futuro è già cominciato. Ed è una frase che mi piace perché, insomma, si addice un po' a questa serata. Ora noi stiamo parlando di un luogo dove una volta c'era il lavoro, poi il lavoro ha finito di esserci. Ora tornerà sugli stessi metri quadri il lavoro. Sarà un lavoro diverso, un lavoro più qualificato, un lavoro che probabilmente non risentirà
dei cicli economici del lavoro che l'ha preceduto. E questo è fondamentale, insomma, da questo punto di vista. Questo non ci deve però consentire, oggi che siamo qui in questo momento a decidere una scelta importante per il futuro della città, non deve essere un momento in cui riteniamo di aver raggiunto un punto di arrivo. Questo è un punto di partenza. Un punto di partenza dove dovremo costruirlo, questo futuro. E per costruirlo dovremo anche non arrivarci in ritardo, perché una delle criticità che si devono affrontare, e questo Marini lo ha spiegato bene in commissione, sono le tempistiche. Perché in Italia siamo abituati ad avere delle tempistiche che sono lontane dalle tempistiche di realizzazione degli altri paesi europei. Quindi sarà importante monitorare correttamente le fasi di questo progetto. Prima ho sentito parlare che dietro questo progetto c'è una confluenza di interessi, interessi bancari, interessi immobiliari. Gli interessi di per sé non sono un male. Anche noi, nelle nostre attività, ci muoviamo seguendo i nostri interessi. Gli interessi devono essere perseguiti legittimamente. Il risultato di N interessi deve essere un prodotto valido. Questo è il vero punto della questione. Se in questo progetto confluiscono diversi interessi, ma poi il risultato è qualcosa che fa bene alla collettività, che ben venga. Che ben venga che ci siano questi interessi. Un'ultima cosa e chiudo. Si è parlato del fatto che questo progetto toglierà il parco, una piccola nota tecnica, dei 205.000 metri quadri, 100.000 sicuramente saranno parco e questi non ce li toglie nessuno. Poi a un certo punto si dice spendiamo dei soldi pubblici, attenzione, ma anche per fare un parco e per bonificarlo spenderemo dei soldi pubblici e un parco non garantisce, per quanto siano importanti, ce ne sono, gli stessi posti di lavoro che potrebbe e che garantirà la Città della Salute. Grazie al consigliere Romaniello. Ha chiesto la parola il consigliere Capone, ne ha facoltà. Grazie Presidente, io volevo replicare un attimo al capogruppo consigliere Rivolta, scusi. Nel senso che si può votare una delibera se non delibera no, le spiego perché. Innanzitutto perché non è per tenere buona una parte politica o i propri elettori, ma soltanto essere coerenti con quanto espresso in campagna elettorale. E quindi io credo che noi lo siamo. Così come lo siamo stati più volte in sede di dibattito anche sul programma presentato dal Sindaco. Abbiamo detto chiaramente che è un importante risultato raggiunto da questa amministrazione, ma non vogliamo che questo progetto comporti la svendita di una parte del territorio della nostra città, e lo ripeto, creando i presupposti per un progetto ulteriore di centro commerciale o comunque che rischia di creare più danno di quello che potrebbe dare la Città della Salute. Vede, sarebbe ben diverso se il centro commerciale venisse presentato dopo aver costruito la parte della città. Qua invece si dice un qualcosa che viene prima. Quindi io ho parlato di senso di responsabilità e ho motivato sulla base dell'intervento della consigliera Antonioli la nostra diversa dichiarazione di voto. Questo non vuol dire che ci stiamo mettendo contro, ostacolando, e gradirei che non venisse strumentalizzata agli occhi della pubblica opinione dei presenti che la nostra lista è contraria. Io ringrazio l'assessore Marini quando dice che noi come lista civica abbiamo supportato, sostenuto questo progetto fin dall'inizio con concorrenza
e con lealtà. Il nostro sulla seconda delibera sarà sicuramente un voto favorevole. Quello che abbiamo voluto dare forse è un segnale politico, perché a volte servono anche dei segnali, o quantomeno un'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza su un accordo di programma che ci vede gran parte, comunque l'ho detto e non ho nessun timore a ripeterlo, favorevole, ma che lascia assolutamente preoccupati per quello che potrebbe nascere da quella localizzazione che il funzionario ha detto difficilmente controllabile. Quindi la nostra posizione mi sembra assolutamente coerente, giustificata, giustificabile e politicamente corretta nell'ottica delle nostre idee. Per quanto riguarda la dichiarazione che il centro commerciale non avrebbe mai trovato luogo nella nostra città, io parlo di un'epoca quando ancora le registrazioni non c'erano, sta la nostra coscienza. Sì, si era ancora in dicembre. No, non rida, consigliere Rivolta, perché mi pare che anche altri consiglieri se lo ricordano questo fatto. Però guardi, a me non interessa, io sono tranquillo con me. Bene, questo è falso, guardi, ce ne sono altri consiglieri, sono tutti falsi, perché tanto voi avete... Ah sì, d'accordo, ci sono i verbali. Quindi, infatti abbiamo voluto le registrazioni proprio perché a volte i verbali sono fatti, ahimè, con tutta la buona volontà in forma sommaria, quindi questo lo sappiamo. In ogni caso, noi abbiamo espresso la nostra opinione senza alcun pregiudizio e nell'assoluta coscienza di dire le cose che pensiamo, che abbiamo sentito. Ripeto, il progetto... È un passo importante e continuiamo a sostenerlo per quello che riguarda le città della salute. Mi piacerebbe da parte della maggioranza invece che venisse presa in considerazione la nostra preoccupazione, che dopo non si dica potevamo fare qualcosa di più, perché che se ne voglia dire, quella destinazione può creare dei problemi al nostro territorio. Può creare dei problemi al nostro territorio, questo è innegabile. Ora, da parte della maggioranza, valuti cosa è possibile fare, cosa possiamo eventualmente elaborare per quanto riguarda quella destinazione. Per quanto riguarda la localizzazione, la nostra è stata una presa di posizione, credo, motivata soprattutto dalla commissione di ieri sera. Grazie. Grazie al consigliere Caponi. Se non ci sono più interventi, passiamo subito alla dichiarazione di voto. No. Presidente, scusi, come relatore... Mi chiede la parola, io gli dico se gli tocca, perché lei come relatore ha la facoltà di intervenire per 10 minuti. Lo sappiamo, prego. No, non usi 10 minuti, però ritorno sulla relazione, perché se no non ci capiamo. Bisognerebbe ogni tanto provare a studiare l'urbanistica, fare uno sforzo e cercare di capire. Nell'ADP non si parla di centro commerciale, c'è un'osservazione della provincia che chiede di indicare un luogo e un posto diverso per il futuro centro commerciale. Qui oggi no, quindi è inutile che lei chieda, prima bisognava costruire la città della ricerca della salute e poi quell'altra fase. Solamente che il PI prevede un centro commerciale e quindi l'osservazione del PTCP, quella di coerenza col PTCP, ci dice se poi costruirete il centro commerciale, ci dovete indicare dove va costruito. Non potete metterlo vicino alla città della ricerca della salute. Quindi, questa sera, noi, non è vero che prima dovevate costruire la città, noi prima costruiamo la città della ricerca della salute, ma loro vogliono essere tutelati che il centro commerciale non sia a ridosso della città della ricerca della salute. Questo è il problema. Non stiamo stabilendo oggi, non stiamo votando la variante al PI o il PI prossimo in cui c'è il centro commerciale, che tra l'altro è già stato votato, quindi, come dire... Stiamo votando un'altra cosa, quindi casca l'affermazione, prima sarebbe stato importante. Non è pertinente, le avrebbero detto probabilmente in altri luoghi, non è pertinente. Qui noi oggi stiamo facendo un'altra operazione. L'osservazione della provincia dice,
La Regione dice mettete il centro commerciale lontano dalla città della ricerca della salute, l'osservazione della provincia ci dice mettetelo in un luogo e ci indica qual è il luogo. Ribadisco, non ho sentito un'indicazione di un luogo migliore. Ribadisco, non è mai stato detto da nessuno, perché sarebbe falso, che il centro commerciale non ci sarebbe mai stato. Bisogna conoscere le delibere. Le delibere e i diritti acquisiti in base a una delibera non sono ricontrattabili o difficilmente ricontrattabili. Quindi nessuno può aver detto che non si faceva più il centro commerciale. Si può aver detto che in una situazione di crisi, di difficoltà come in questo momento, probabilmente la costruzione del centro commerciale non sarà la prima cosa che si farà. Che è un'altra roba. E infatti non è la prima cosa che si fa. La prima cosa che si fa è la città della ricerca e della salute. Punto. Non si può lasciare. Non si può venire qui dicendo che nessuno aveva mai detto alcune cose che sono state dette e poi si dice che l'opposizione, che la maggioranza con una volta... si viene qua, si sparano delle cose che non hanno senso, anche, come dire, un pochettino fuorvianti, e poi ci si aspetta, come dire, che la maggioranza... No, documentiamoci prima di intervenire, diciamo delle cose che, come dire, sono... Okay. Il centro commerciale non può non esserci, è in PI, bisognerebbe fare un'altra operazione e non è quella in discussione stasera, non è quella da cui ci stiamo preparando da mesi, quindi non c'è nessuna sorpresa. A lei le piace raccontare che ci sono delle sorprese tutte le volte per fare quello sorpreso e che poi dice che poi lo sa cosa fare, allora vota contro o si astiene. No, non è così, gli atti parlano, sono delibere, consigli. C'è un PI file con tutti i dati, i numeri nel portale, però bisogna intanto leggere. Comunque voi avete votato, vi siete astenuti sull'ADP, ribadisco, sull'atto fondante. Beh, però avete fatto un comunicato stampa una settimana l'altro giorno dicendo i giovani sestesi inneggiano alla città della ricerca della salute. Col vostro atto quel comunicato stampa non aveva nessun valore. Allora, non è che potete raccontare ai cittadini una roba e il Consiglio Comunale farne un'altra, perché poi i cittadini non sono proprio stupidi e noi meno di loro, e quindi glielo andremo a raccontare che voi avete votato, non avete votato l'atto fondante per costruire la città della ricerca e della salute, e lo faremo con molta forza. Grazie al consigliere Rivolta. Ha la facoltà di intervenire l'amministrazione, altrimenti andiamo alla dichiarazione di voto. Quindi passiamo alla dichiarazione di voto, iniziando col gruppo Giovani Se Stessi e la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente. Dove vogliamo mettere il centro commerciale le rispondo subito da nessuna parte e mi auguro che la proprietà sia molto più lungimirante, molto più capace di fare delle scelte che esulano dal commerciale tradizionale che abbiamo già in città ripetuto 650 volte che non porterà da nessuna parte. Quindi siccome abbiamo interloquito più volte con la proprietà, ci auguriamo a questo punto che almeno loro siano più lungimiranti e più preparati nel fare le scelte. Primo. Secondo, siamo liberissimi di votare, di astenerci su una cosa che comunque abbiamo portato avanti in campagna elettorale, e non c'è bisogno che faccia lei il comunicato stampa perché sanno già che cosa avremmo votato e glielo diremo tranquillamente. Sicuramente saranno felici di quello che abbiamo votato e diciamo sì all'insediamento della città della ricerca e della salute. Terzo, non c'è bisogno che tutte le volte ripeta 150 volte gli stessi concetti facendoci passare per idioti, perché idioti non siamo. Abbiamo fatto delle scelte e le portiamo fino in fondo. Gli atti li leggiamo, alle commissioni ci veniamo sempre e tutti quanti, e quindi penso che questo sia proprio un rimprovero che lei non può farci. Ok? Lei non ce lo può fare questo rimprovero, ok? Poi sicuramente, visto che è seduto là dietro da 10 anni, sarà molto più preparato di me che sono seduta da 1 anno. Questo non lo metto in dubbio. Tanto è vero che quando ho avuto bisogno di spiegazioni sono anche venuta a chiedergliele, nonostante io sia in opposizione e lei in maggioranza. Quindi vuol dire che non ho preclusioni proprio di nessun tipo. Ciò non toglie che siccome siete in 13 baldi appartenenti alla maggioranza e voterete a favore, noi di qua ci possiamo permettere anche di dire che su questa cosa non siamo d'accordo. Il voto è favorevole. Grazie alla consigliera Iosa, gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole.
Grazie. Sì. Gruppo Movimento 5 Stelle, consigliere Franciosi, consigliere Cremonesi. Prego. Grazie. Allora, gli interessi non sono un male? Punto di domanda. La risposta è: se la politica gestisce così i soldi pubblici, per noi è sì. E questa era una cosa che è uscita adesso. Noi riteniamo che i soldi che saranno spesi per costruire questi poli ospedalieri, in questo momento dove c'è tanta disoccupazione, lacrime e sangue e quant'altro, dovrebbero essere utilizzati per rilanciare le piccole e medie imprese e non come volano per la partenza delle costruzioni dell'area FAIC. Con coerenza manteniamo il nostro voto contro il progetto della Città della Salute. Grazie. Grazie consigliere Cremonese. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Sì, grazie Presidente, il voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole e volevo fare anche una precisazione perché mi ha stimolato un attimino l'intervento del consigliere Cremonesi, dicendo che effettivamente, le posso fare un piccolo esempio, alle porte di Sesto San Giovanni ci sono aziende che operano nel settore elettromedicale, cioè che progettano strumenti che vengono utilizzati all'interno delle strutture di ricerca e di cura, quindi questo, visto che parlava di occupazione e di lavoro, si chiama indotto, si fa il centro e poi si crea un indotto. Grazie. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente, favorevoli. Grazie. Gruppo Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Grazie signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole sempre per le dichiarazioni fatte anche prima, per tutti gli interventi fatti dai miei colleghi. Solo una precisazione, per quanto riguarda il commercio, quest'anno nella nostra città sono state aperte 38 nuove licenze e 7 cessazioni, quindi non è che non si sta lavorando. E allora, a noi risulta che è aperto, se a voi non risulta, non so che cosa dire, vabbè, non lo so, allora noi lo sappiamo attraverso l'assessorato e l'ufficio del commercio, dopodiché non so la vostra associazione di categoria che cosa vi dice. Poi mi risulta abbastanza consigliere Cremonesi, perché è assurdo dire che dobbiamo solo pensare alle piccole e medie imprese. La salute è molto importante, gli ospedali servono e quindi magari prima di cerchiamo di ragionare un attimino su che cosa vuol dire l'ospedale, su che cosa vuol dire la salute, perché la salute è la primaria e diciamo per la persona. Grazie. Grazie. Un attimo di attenzione che andiamo in votazione. Per favore. Sottopongo a votazione la proposta di delibera indicata al secondo punto dell'ordine del giorno. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 2, astenuti nessuno, favorevole 19. Il Consiglio approva. Provvediamo all'esposizione, prego. Grazie. Ma non c'è più la RAI. Anche per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 2, astenuti nessuno, favorevole 19. Il Consiglio approva. Bene, grazie. Grazie a tutti i componenti del Consiglio Comunale e al pubblico presente. Grazie e buonanotte a tutti. La seduta è tolta. E buone vacanze a tutti.